Buon pomeriggio, ben ritrovati a Club Napoli All News, nuova settimana, settimana santa, settimana che ci porterà la Pasqua, settimana che ci porterà la sfida con il Crotone, sfida di sabato alle ore 15. Noi ci saremo per il post partita, anche perché saremo incastrati nel telegiornale di Teleclub Italia, quindi faremo il post gara più o meno alle 17, quindi al termine del match. E poi ci rivedremo direttamente martedì dopo il giorno di Pasquetta con Club Napoli, perché poi, ragazzi, martedì e mercoledì sarà grande attesa. C'è la Juventus mercoledì alle 18:45. Noi praticamente saremo in onda fino alle 18:30 circa, e poi dopo lasceremo lo spazio ai programmi di Teleclub Italia e poi torneremo con il post partita. Però non ci portiamo troppo avanti, c'è una settimana da vivere. Continueremo a parlare in maniera larga di questo momento, anche perché ci sono ancora le nazionali. E oggi ve l'avevo promesso, faremo una puntata dedicata anche alla TV. L'abbiamo chiamata Calcio TV. Parleremo nella prima parte, fra poco avremo anche Mister Daniello collegato per parlare un po' di calcio giocato, così daremo spazio anche ai tifosi, che come al solito potranno dire la loro e fare domande a Mister Danilo. E poi nella seconda parte parleremo della questione DAZN, di Sky, capiremo quali sono le ultimissime. Ci sono novità importanti, il Napoli dovrebbe avere una bella fetta di introito da questa operazione DAZN, che era tanto sponsorizzata da De Laurentiis. Si parla di circa 88 milioni di euro, quindi una cifra ragguardevole per il Napoli nelle prossime 3 stagioni, perché poi ricordiamo che il contratto è su 3 stagioni. Quindi parleremo di questo, ma lo faremo nella seconda parte. Adesso già vedo collegati i miei compagni di viaggio, Mister Pasquale Daniello. Ciao Mister! Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao Buon pomeriggio anche a Massimiliano, collegato dall'altro lato. Ciao Max! Francesco, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri telespettatori, a Pasquale e a Marco in regia. E Marco in regia, che per ora, diciamo, è dietro le quinte. Poi Sì. spero di averlo qui al mio fianco per un'oretta almeno, per M'hanno fare due fatto mettere chiacchiere. la camicia, m'hanno fatto Eh mettere. sì, ti hanno fatto mettere la camicia per restare bello Se vicino. no mi cacciavano. Esatto, se no ti cacciavano vicino a me per parlare di queste novità legate a DAZN, a Sky. Tutti sono preoccupatissimi, per questo oggi abbiamo fatto questa puntata. Poi domani, attenzione, perché il nostro Diego Marino sta preparando una puntata tra il serio e il simpatico, quindi vi divertirete Quindi domani non con la. ci sei tu. Sì, è quello, è certo. Dico no, però sarà una puntata particolare, perché domani. Vabbè, non vi dico niente, ve lo dico più tardi, dai. Allora, però, fra poco apriamo le linee, quindi diamo spazio ai tifosi. Voglio sentire i tifosi che dicono la loro, e che soprattutto sono pronti a fare domande al nostro Mister Danilo. Tema libero, non ho voluto dare un tema ben preciso proprio per dare spazio, come si suol dire, alle domande più disparate, anche perché è un momento un po' particolare. Oggi sentivo, venendo qui in TV, l'importanza di Demme. Ha parlato Fausto Pari, che poi è anche il procuratore di Zaccagni, e parlava giustamente dell'importanza di un giocatore come Demme. Si sta parlando di un Fabian che potrebbe essere tra i calciatori sacrificabili per il futuro, quindi su questo Mister Danilo sarà abbastanza d'accordo. Scherzo. E poi si parlava anche di un nuovo allenatore, di un possibile nuovo allenatore. Quindi le domande potrebbero essere veramente tante. Però intanto voglio subito chiedere a Mister Danilo, è chiaro che la sosta qua non aiuta mai il Napoli. Mertens col problemina alla clavicola, diciamolo subito, sembra rientrata la preoccupazione, se ce ne fosse stata. Pare che il calciatore sta bene, tornerà normalmente giovedì. Gli altri stanno giocando, chi ha giocato, Elmas ha anche segnato, ha giocato Zielinski, ha giocato Lozano,
ha giocato Osimhen tutta la partita, quindi insomma tutti quanti stanno dando il loro contributo. Non sarà contento il nostro presidente di tutto questo, però intanto si lavora ed è una settimana particolare. Lo chiedo subito al mister, la mia domanda è questa: sabato c'è il Crotone, ok, domenica e lunedì Pastiere e Casatiello, ma poi mercoledì c'è la Juventus, quindi altro che Pastiere e Casatiello, ci sarà un programma personalizzato per i ragazzi che forse avranno 24 ore di relax, forse proprio il giorno di Pasqua, ma lunedì si lavora, no mister? Io penso che non avranno nemmeno Pasqua, non credo, ma Gattuso magari gli metterà, considerando che si gioca sabato alle 13, alle 15, sì, potrà mettergli un allenamento mattutino domenica, in modo che da lasciargli libero il pomeriggio, però io lì non mi preoccuperei. I calciatori sanno che il proprio fisico, l'alimentazione che assumono, certo, e le conseguenti digestioni sono come la messa a punto di una macchina per un pilota, quindi da questo punto di vista vi dico una cosa, io mi preoccuperei più del passaggio tra il post Juventus e la partita successiva. Con la Samp, ricordiamo che abbiamo partita con la Samp. Quella è la più pericolosa di tutte, soprattutto speriamo che sarà la più pericolosa di tutte, perché vorrà dire che il Napoli è uscito da un ottimo risultato a Torino con la Juventus e quindi lì puoi temere il perdere un attimino l'attenzione sul pezzo, ma penso che tra sabato e mercoledì non ci sarà questo problema, anche perché il Napoli mercoledì potrebbe mettere, come si suol dire, il chiodo sulla fine del campionato, almeno per quanto riguarda la prima posizione, perché se la Juventus non vince con il Napoli, addio sogni di rimonta. Addio sogni di rimonta, infatti è proprio così. Allora Max, intanto poi con te facciamo due chiacchiere anche sulla televisione, e lo faremo anche dopo, quando poi saluteremo mister Daniello più tardi, però ti voglio far subito una domanda al mister, così entriamo nel vivo. Ripeto, tema libero su una di quelle che sono le tante notizie che girano, anche legate, perché no, al calciomercato. Vi do una notizia prima di far fare la domanda a Massimiliano. C'è il CIES, che è l'Osservatorio Mondiale del Calcio, che ha pubblicato la classifica dei primi 10 calciatori, credo europei, però anche se io vedo soltanto gli europei, nel 2021, prendendo in considerazione nei top 5 campionati, sì, europei come dicevo, che però abbiano disputato almeno 2/3 dei minuti di gioco. Ragazzi, dobbiamo dirlo, al nono posto, comunque al nono posto tra tutti i calciatori europei, c'è Lorenzo Insigne. Vi dico la classifica, c'è Messi, Lewandowski, Jorginho, quindi un altro ex Napoli, Ruben Dias del Manchester City, Ronaldo della Juve, poi mi sorprende questo Nabil Fekir del Real Betis, c'è Toni Kroos del Real Madrid, André Silva dell'Eintracht di Francoforte, Lorenzo Insigne e poi c'è Sancho del Borussia Dortmund. E mi viene subito da pensare che manca uno dei più grandi goleador in questo momento, che è Haaland, sempre del Borussia. Comunque in questi primi 3 mesi del 2021 il Napoli e la Juventus sono le uniche due squadre ad avere un uomo in classifica, e il Napoli c'ha Lorenzo Insigne. Come dire, è un segnale, diciamo, anche di quello che sta facendo il capitano in queste ultime settimane, e dopo pungolerò mister Daniello sul contratto. Vai però Max, vai.
Allora sì, Francesco, io approfitto molto volentieri della presenza di Pasquale per fargli la domanda affinché, insomma, anche i nostri telespettatori possano avere le idee un po' più chiare sui nomi che si stanno facendo per il prossimo futuro della panchina del Napoli. E vorrei che appunto Pasquale ci spiegasse le varie differenze tra i nomi che si sentono, a partire da quello di Simone Inzaghi, che al momento per me è quello sicuramente più intrigante, più interessante ed è quello che più si avvicina al mio modo di pensare calcio in questo momento, almeno in Italia e in Europa, e poi le varie differenze appunto tra Juric, italiano, e De Zerbi. Abbiamo credo lo stesso problema perché anche io prima avevo difficoltà a sentire Pasquale. Intanto io lo saluto Max perché già prima non l'avevo sentito, quindi approfitto per salutarlo. Adesso vi Ricambio sentite? Pasquale. Hai Prima sentito ti la sentivo. Eccoci domanda, qua, lo mister? sento. Sì, infatti l'avevo immaginato per questo. Appunto. Allora, la domanda la rifaccio? Sì, rifalla un attimo, dai. Sì. Allora, dicevo, approfitto della tua presenza per spiegare ai nostri telespettatori le differenze che ci possono essere, visto le tante voci che si fanno sul futuro della panchina del Napoli, tra i vari nomi che si stanno avvicendando, a partire, dicevo, da Simone Inzaghi, che in questo momento per me è quello che più si avvicina al mio modo di pensare e di vedere il calcio in Italia e in Europa, e le varie differenze tra Juric, De Zerbi ed Italiano. Così, una volta e per tutte, i nostri telespettatori avranno un quadro chiaro, delineato, di quelle che sono le peculiarità, i limiti, i difetti, i pregi e le caratteristiche di questi allenatori, che insomma si presume uno di questi possa essere il futuro allenatore del Napoli. Io ti ringrazio in primis, sai perché? Perché questa è, penso che è la domanda a cui cercando di rispondere cerchiamo di dare veramente un'informazione libera, nel senso che noi Ecco, bravo. diciamo le caratteristiche, poi ognuno piace una cosa e piace un'altra. Allora, partendo da Simone Inzaghi, sicuramente è colui che tra tutti gli altri che poi vengono citati da te, è quello che è abituato a stare sotto pressione rispetto agli altri perché la Lazio comunque non è un giocattolino semplice da mantenere. Ha un presidente simile negli atteggiamenti a quello, diciamo, in cui poi con cui si troverebbe poi a confrontarsi, perché Lotito e De Laurentiis sono padre padroni nelle proprie società, non Ecco, sono ma no. presidenti, loro sono i vecchi padroni. Dal punto di vista tattico, è quello che magari può essere pure insieme a De Zerbi più poliedrico, però sostanzialmente uno che ha giocato con tre difensori dietro e si affida tanto, ma tanto alla vena, alla verve e all'inventiva dei suoi centrocampisti, quelli centrali. Infatti lui i più forti li schiera sempre in mezzo, che sono Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e lo spagnolo dal piedino d'oro. Però la Lazio non si avvicina tanto come rosa a quella del Napoli. Allora poi dobbiamo stare attenti a come si fa il mercato. Quindi mi avvicino, diciamo, associo subito ad Inzaghi, anche se le caratteristiche sono molto diverse, quelle di Juric, perché prendendo Juric ti metti in condizione di dover fare una rivoluzione calcistica che non è solo per i tre difensori dietro, ma devi andare a prendere gente di gamba, gente di forza, gente di spessore anche mentale, cioè portata ad attaccare continuamente, che Napoli oggi in rossa non ha, e questo non è né un pregio né un difetto, è una costellazione dei fatti, non ce li ha. E quindi dovresti, ad esempio, in questo momento nella rosa del Napoli, nessun centrocampista del Napoli, tranne Demme, potrebbe fare parte della rosa di Juric. Quindi dovresti andare a cambiarli. Tranne Demme, detto. Nessuno potrebbe, perché Demme è l'unico che va ad attaccare sempre in avanti e aggredisce tutti. E il resto, allora, li possiamo anche citare. Lasciando stare che Bakayoko è un prestito, Lobotka non lo fa. Fabian non lo fa, Elmas non lo fa se lo consideriamo un centrocampista in questo momento. Poi magari arriva Juric, perché poi dobbiamo dare a Juric,
quello che è di Juric, perché Juric ha trasformato un ex vertice basso pigro che non era portato ad attaccare, che era veloso, l'ho messo in condizione che o correva o attaccava la gente o non giocava. Però farlo con Veloso a Verona è un conto, farlo con chi prende 2 milioni di euro ed è stato valutato, faccio l'esempio su tutti, Lobot che ha pagato più di 20 milioni di euro, si fa fatica. De Zerbi è quello che Max è quello che ti farebbe divertire di più, però è quello che ci vuole più tempo per entrare nei suoi meccanismi, perché lui arriva con un principio di gioco, lui ha le sue convinzioni che sono assolutamente lontane dai moduli, cioè lui il suo concetto di gioco lo esprime giocando a tre dietro, a quattro dietro, con tre centrocampisti, con due centrocampisti centrali. Per lui esistono i suoi principi di gioco, non ha delle giocate preordinate, ma ha dei meccanismi preordinati, e in virtù del modulo così li sviluppa, però ci vuole tempo. Sì. E i tifosi poi dovrebbero sapere che devi... Italiano, paradossalmente, è quello più semplice di tutti, perché è quello che verrebbe senza grosse pretese. Il Napoli c'ha una rosa molto vicina, logicamente tra virgolette, alla caratteristica di quello che, dello Spezia, tutta gente abituata a giocare a quattro dietro, mandando ad attaccare in avanti, pressando molto alto, e tanta gente brevilinea. Perché se andate a vedere nello Spezia, tranne l'attaccante centrale di colore che è altissimo, ma gli altri sono tutti piccoletti. Quindi sì, sarebbe quello più vicino. E io sinceramente sarebbe... Io punterei proprio su di lui, ma per un... non c'ho rapporti personali. No, no, no. Lo sappiamo che personali. Tu ti piace molto Italiano, l'hai detto più di una volta. Ma io l'ho detto 3 mesi fa, sì, 4 mesi fa, infatti. Se non ci fossero stati problemi di Covid, sarei andato una settimana a Sassuolo e una settimana alla Spezia a vederli tutti e due. Però vi devo dire la verità, a sensazione, a me Italiano è ancora bello rurale. De Zerbi sta diventando un poco troppo aristocratico. Questo l'ho visto pure io, sai? Lo sai che l'ho visto pure io, questa sensazione l'ho avuta anche io. Però questa è una sensazione. E quindi diciamo che poi, per racchiuderla giustamente in una tabella, Juric e Inzaghi sono quelli che ti costringerebbero a fare un mercato molto particolare, una mini rivoluzione, mentre con De Zerbi e Italiano dovresti intervenire in piccoli punti. Poi ognuno c'ha il suo modo di farlo, il calcio, cioè, per l'amor del cielo. Assolutamente. Allora, io vi ricordo che siamo anche su Twitch, fra poco leggerò qualche messaggio da Facebook e poi fate domande a Mister Daniello. Parleremo di TV nella seconda parte. 342 38 12 922 per i messaggi WhatsApp. Allora, vi lascio a tutti e due con la domanda, perché vi ho parlato di Insigne e quindi dopo voglio sentire la vostra, perché poi c'è una parte, e leggevo già qualche messaggio, di tifosi che non è proprio d'accordo nel osannare sempre Insigne per i suoi alti e bassi, e qualcuno dice alla fine c'è il rischio che gli devi fare un super contratto, anche se lui poi è in una fase, quella attuale, che insomma è sicuramente nel pieno della sua carriera, però poi dovrà piano piano scendere, diciamo, anche per l'età che comincia ad avere Insigne. E quindi qualcuno dice: sono d'accordo con De Laurentiis che gli vuole fare un'offerta lunga, quindi chiusura della sua carriera a Napoli, ma con un contratto leggermente più basso, anzi non direi tanto leggermente. E invece poi Insigne, che insomma è nazionale, anche se era la Bulgaria, fa un paio di assist importanti, e quindi in questo momento, e come abbiamo letto anche dalla notizia, per questo vi ho letto quella notizia, i 10 giocatori in questo momento più influenti in Europa c'è Lorenzo Insigne. Ma ne parliamo dopo la pubblicità. Siamo collegati anche su Twitch, quindi non vi muovete. Siamo tornati ragazzi, andate su Twitch, perché su Twitch le diciamo un po' di cosette carine, e le abbiamo dette in questi
due minuti di pubblicità. È chiaro che la pubblicità è la nostra anima. Io ringrazio tutti i nostri sponsor e invito i nostri sponsor ad essere sempre con noi. Fatemi salutare anche gli amici della farmacia Sant'Elena, che ringrazio, che sono nella nostra squadra, e tutti gli amici Safety Management, Alz, Green Gas, insomma tutti i nostri sponsor. Allora, la domanda io ve l'ho fatta. È chiaro che non vogliamo fare polemiche, perché oggi è una puntata molto larga proprio per parlare di diversi temi, e come vi ho detto dopo parleremo di TV, però parto dal mister, ma voglio sentire anche Massimiliano. Che succede con Insigne? Vuoi fare una cosa? Facciamo parlare prima Max. Facciamo prima Max, ok, dai. Ma sai perché? Perché gli amici di Twitch sanno che tu ce l'avevi con lui. Dobbiamo sapere anche gli altri. E allora partiamo da Massimiliano. No, ma più che altro per capire se, perché lo diciamo, pare ci sia stato un primo approccio da lungo contratto, ma con un bel taglio allo stipendio, quasi la metà, ragazzi, di quello che prende adesso. Quindi Massimiliano, diciamola tutta, a giugno bisognerà fare il contratto a Insigne, ma io credo anche prima. Molto prima. Molto prima, perché da un punto di vista societario e da un punto di vista del presidente, prima degli europei, a lui, diciamo così, il coltello dalla parte del manico, ed è lui che può dettare le regole, che può decidere determinate situazioni. Dopo gli europei, se Insigne dovesse fare un europeo di quelli seri, è normale che la situazione si ribalterebbe a vantaggio e a favore del giocatore e del procuratore, che verrebbero a battere cassa anche con diciamo, sventolando il vessillo dell'europeo. Quindi sarà una situazione estremamente complicata, una situazione estremamente complessa. Però io penso anche un'altra cosa. Vedi, perché poi qua regna sempre la confusione, regna sempre la poca chiarezza, la cattiva comunicazione. Certo. Io penso che la risposta a questo dilemma la debba dare il futuro allenatore del Napoli. La prima risposta tocca a lui, perché il presidente dovrebbe, una volta scelto il nuovo allenatore, parlare in maniera chiara con l'allenatore e dire: ascolta, io mi trovo in questa situazione con il mio giocatore più importante e più rappresentativo, nonché il capitano. Tu che intenzioni hai? Per te è basilare, è fondamentale, è sostituibile, è insostituibile, il progetto lo improntiamo intorno a lui, è lui il cardine di tutta la squadra? Queste sono le domande che io farei da presidente prima di andare a sedermi per trattare il contratto con Insigne. Io tutto questo non lo so, e mi metto anche nei panni del giocatore, perché in questa confusione il giocatore, che è, ripeto, il giocatore più importante, il giocatore più rappresentativo, il capitano di questa squadra e il numero 10 della nazionale, io se fossi il giocatore vorrei sapere tante cose. La società che intenzioni ha? Quale sarà il nuovo allenatore? Che tipo di modulo farà il nuovo allenatore? Quali saranno i miei compagni futuri? Sono tutte domande che credo che prima di firmare l'ultimo contratto della carriera, credo che sia questo, perché Insigne, parliamoci chiaro, un po' alla Koulibaly, andranno a batter cassa per avere l'ultimo contratto, perché essendo trentenni o trentunenni è normale. Allora, che lui a giugno, a giugno fa 30 anni, il 4 giugno fa 30 anni. Leggevo adesso fonti di Calcio e Finanza, lui prenderebbe 4,6 netti a stagione, mentre ci sarebbe un 6 milioni secondo Calcio e Finanza, questi sono dati di quest'anno, Calcio e Finanza che dà 6 milioni a Koulibaly, poi 4,6 a Insigne, 4,5 a Lozano e a Mertens e anche ad Osimhen. 4 a Manolas, 3,5 a Zielinski, 2,5 a Demme, pensate, 2,4 a Gulam, non vedo Fabian, ah, eccolo qua, Fabian addirittura prende 1,5. No, per farvi capire, no? Per farvi capire. Ma ragazzi, ma su Fabian c'è un equivoco. Vabbè, grosso, no, poi ne parliamo di Fabian, adesso non abbiamo molto tempo. Pensa che Fabian prende meno di Petagna, di Rachmani, di Zai, di Elmas, cioè uguale ad Elmas.
prende meno di Politano, prende meno di Mario Rui, prende meno di Lobotka. Ragazzi, Lobotka prende 2 milioni. Meno Francesco, di Fabian c'ha 23 anni. Eh? Fabian c'ha 23 anni. Sì, sì, no, lo so, però, insomma, ragazzi. Cioè, lui prima del Napoli, il campo europeo, non l'ha mai visto. Ragazzi, a me Lobotka può anche non piacere, ma è uno che gira per l'Europa già da 5-6 anni. Petagna fa i gol in Serie A già da 5 anni. Anno, diciamo. Poi può piacere o non può piacere. Senti, mister, però qua ti chiedo, abbiamo sentito Max su Insigne, ora voglio sentire te. Ha ragione, per me ha ragione Max su tutto, però meglio fargli un contratto lungo. Dice ok, ti faccio 4 anni. 4 anni significa che lui giocherebbe a Napoli fino a 34 anni, perché ne fa 30 a giugno, quindi praticamente 4 stagioni, però i 4 milioni e mezzo te li dimezzo, te lo faccio a 2,5, casomai si può arrivare a 3, però ti fai 4 anni ancora. Allora, premesso che la cosa fondamentale è il passaggio di cui parlava Max, perché ti porterebbe ad evitare tante discussioni inutili. Perché poi cominciamo a fare De Laurentiis dice tu c'hai 30 anni e tra 4 anni ce ne 34, quell'altro dice sì, però considera che in proiezione io in 4 anni dovrei prendere 38 milioni, cioè sono 3, quasi 4, sono 6, 18 milioni di euro, tu me ne offri 10, allora dall'altra parte quello dice fammi vedere le tue offerte quali sono, portami chi mi porta i soldi, e cominciamo a fare una tiritela che non finisce più. Allora il concetto è questo: secondo me a prescindere dal fatto che a me possa piacere Insigne o no, chiariamoci se io lo reputo un campione, un fenomeno o no, però se io ho un contratto in essere di 4 e 6 e tu me lo vuoi portare per 4 anni, io non voglio prenderne 4 e 6, voglio perderci il 30% sopra, perché tu mi fai 4 anni di contratto. Allora tu da 4 e 6 dici, senti, io ti do 3 e 6, 3 e 7, 3 e 8 per 4 anni. Allora io ti faccio risparmiare a te la proiezione di quasi 3 milioni di euro su 18, e tu, cioè praticamente quella cosa facciamo quasi metà. Un po' di qua, un po' di là, diciamo. Ma da 4,6 a 2,5 dal punto di vista meramente economico è una presa in giro. Cioè io vorrei, perché questa cosa la dobbiamo riportare come se io facessi il magazziniere del Napoli e mi dice senti, tu stai avendo qualche dolorino, cioè hai 45 anni, ma pigli 2.600 euro al mese, oppure qua, ti do 4.600 euro al mese per i prossimi 4 anni, ero 2,5, e dico amico mio, ma le scatole te le pigli tu. Perché è così, economicamente parlando. Poi, come diceva Max, c'è un rischio molto grande per De Laurentiis, perché corna facendo, l'europeo andasse male, non potresti mai fare un'offerta al di sotto dei 2 milioni e mezzo. No. Ma l'europeo, per quanto possa andare male, male, male all'Italia, io che ho sempre detto che per me non lo reputavo un giocatore, un campione, un fuoriclasse, è un ottimo giocatore, però come dicevamo pure prima a telecamere spente, in pubblicità, io sono abituato a guardare le cose attimo per attimo. Lui sta avendo una crescita soprattutto umana e soprattutto nei comportamenti e soprattutto negli atteggiamenti. Secondo me, la dirò forse pure grossa, ma quando non giochi Insigne la nazionale un tiro non lo fa nemmeno se viene la fine del mondo. Perché lui sposta tutti gli equilibri, perché è lui che sa venire dentro al campo continuamente e quindi mette in condizione Bonucci di poter fare quel passaggio che ieri ha cercato più volte, mette in condizione, ragazzi, chi gioca terzino sinistro con Insigne si consola, perché trova sempre 40 metri di campo dentro. Perché certo, lui si porta non solo l'attenzione del terzino che lo marca, ma anche l'attenzione del centrale di centrocampo, l'interno che deve andare a raddoppiare, perché se no quello va a tirare in porta. Quindi rischieresti che Insigne può trovare magari lo spunto per chiederti tanti soldi,
oggi non ci sono tanti soldi in giro per l'Europa per comprare un cartellino, e quindi Bravo. ti ritroveresti con una patata bollente di un calciatore che non vuole restare, tu non vuoi rinnovare, i soldi in Europa per comprare Insigne non ci stanno, e creiamo un nuovo caso Milik con l'aggravante che Lorenzo è il capitano del Napoli ed è napoletano. Bravo, bravo, è questo il problema. Ma ce l'hai tu? Ecco, tu hai fatto hai dato una cifra, 3,5. Questa potrebbe essere la cifra che secondo te avvicina i procuratori di Insigne, lo stesso Lorenzo e il Napoli? È questa la cifra? Ma sai perché, Francesco? Io faccio una operazione aritmetica. Il Napoli offre 2,5, Lorenzo prende 4,6, sono 2 2 milioni e milioni 100 di in meno. differenza. Facciamo uno ciascuno. Uno lo Bravo. risparmi tu, non risparmio io. È Uno matematico, ciascuno. 2,6 si Bravo. va a 3,6 e stiamo a posto. Poi, detta da tifoso, faccio il tifoso in questo caso, se Lorenzo poi a 30 anni non si accontenta dei 3 e 6 per 4 anni, perché poi sarebbero 4 Io anni, questo dico. però poi il Napoli deve fare un altro discorso se al suo capitano gli dice questo: chiunque calciatore viene a giocare a Napoli non può prendere più di 3 e 6. Cioè, nel senso che io voglio dare 4 milioni se prendo l'Holland della situazione che Vabbè, sta certo. crescendo, come abbiamo fatto con Osimhen. C'ha 22 anni, 23 anni, quindi c'ha un potenziale cartellino da rivendere, allora io alzo a 4. Però se dopo tu resti con Mertens a 4,5 e Lorenzo a 3,5, voi sapete la stima che ho di Mertens, però poi gli equilibri cominciano a farsi friggere. Sì, no, poi è così, bisognerebbe anche poi capire con Koulibaly, perché poi dovresti fare lo stesso ragionamento con Koulibaly, che, oddio, adesso vediamo quanti anni ha preciso Koulibaly, perché non voglio dire una sciocchezza, però anche a Koulibaly, nel caso in cui restasse, poi gli devi fare, siamo là, lui fa il 20 giugno fa 30 anni. Però quando scadono i due contratti, scadono nello stesso anno? Allora, No, il no. contratto di Koulibaly, vediamo quando scade, perché quello di Lorenzo scade l'anno prossimo. Quello di Koulibaly, vediamo subito se riesco a ritrovarlo velocemente come dato. 22-23 mi sembra. 22-23, come Fabian, sì. È 22, come 22-23. Sì, diciamo che hai un anno in più Però con Koulibaly. aspetta, Francesco, però aspetta, aspetta, Sì, aspetta. vai. Allora, c'è anche un altro discorso da fare. Non sono equiparabili le due situazioni e le due posizioni No, per un no. semplice motivo. Perché mentre per Insigne hai una difficoltà e potresti avere un problema proprio da un punto di vista del progetto tecnico, ed è un giocatore, voglio dire, sostituibile, perché comunque un attaccante, bene o male, lo riesce a trovare, che sia esterno, che sia seconda punta, lo riesce a trovare. Di difensori centrali c'è una povertà e c'è una scarsità 30 giugno mondiale. 23 scade Koulibaly, scusami che ti do la notizia precisa. 30 giugno 2023. C'ha un anno in più di contratto, dai. Te l'ho detto, scade nel 22, nell'anno 22-23, nel 23 la Sì. scadenza. Voglio dire, con Koulibaly il ragionamento è diverso, anche perché mentre tu con Koulibaly hai una cartina al tornasole del tipo che ogni calciomercato oramai da 3 anni, da 4 anni a questa parte, bene o male, fioccano le proposte per acquistarlo, tu con Insigne non ti sei mai trovato in questa situazione, perché almeno a me non risulta mai che sia arrivata un'offerta in denaro per acquistare Insigne. Quindi sono due posizioni e due situazioni diametralmente opposte. Tu ti potresti anche ritrovare con il cerino in mano, con Insigne, che alla fine tu pensi di venderlo oppure pensi di alienarlo in maniera enorme e invece poi non hai squadre, non hai offerte. Discorso contrario potrebbe farlo Insigne nel dire: ok, quanto hai detto? 2,5, ma io ti saluto perché dietro ho due squadre e quella che mi dà di meno mi dà 3,8. E a questo punto non mi interessa più. Oppure a questo punto vado via a zero, perché l'anno prossimo trovo una squadra che mi dà 4 e rimani sempre col cerino in mano. A zero gli danno pure 5.
A zero gli danno pure 5, bravo. E ti ritrovi lo stesso Cerino che ti sei ritrovato con Milik, perché Milik sei morto col Cerino in mano. Uguale, identico, anzi, hai avuto pure qualcosa dal Marsiglia. E come diceva Max, se Insigne è sostituibile per il Napoli, nulla togliendo a Lorenzo, ma per il ruolo che fa, anche il Liverpool può sostituire un attaccante, anche il Barcellona. Quindi tu ti ritroveresti che l'offerta di mercato, certamente non più da 100 milioni di euro, ma anche da 50, per Koulibaly, tu la riceverai. Ma con Insigne no, Infatti. non per, ripetiamo, lo sottolineiamo, non per il valore di Lorenzo, ma semplicemente perché di attaccanti, e soprattutto di attaccanti giovani che sono in rampa di lancio, ne escono anno per anno. Perché prima l'hai nominato Francesco proprio tu nella classifica citata prima, perché c'è Sancho del Borussia Dortmund che non poggia i piedi per terra quando corre quel ragazzo. Quindi è uno che con la maturità è destinato a giocare nelle grandi che puntano a vincere la Champions. Eh sì, vedremo, vedremo come andrà avanti proprio questa situazione di Insigne. Allora, vi ricordo che fra poco parleremo di diritti TV, ci sono ulteriori notizie, quindi molto interessanti, rimanete collegati, puntata dove abbiamo parlato di calcio e parleremo ancora una mezz'oretta con mister Daniello, poi alle 17 lo saluteremo. E poi parliamo di TV, quindi abbiamo un'ora tutta dedicata alla TV. Adesso apriamo le linee in modo che potete fare voi domande subito al mister, ne farei proprio una al volo prima della pubblicità e poi dopo andiamo in pubblicità e continuiamo ancora con le domande da parte vostra al mister Daniello. Tema libero, quindi stiamo spaziando su diversi fronti. Abbiamo parlato dell'allenatore, abbiamo parlato di Insigne. Potete fare qualsiasi domanda. Allora, pronto? Pronto? Sento qualcuno? Pronto? Pronto? Sì. Pronto? Sì, chi è? Ciro? Pronto? Ciro da Torre Annunziata, vai Ciro, Sì, veloce, sei. domanda. Domanda per Sei, il mister. diretto. Diretto, come am? Come am, diretto. Non c'è male, grazie. Tu come stai? Ti prego, Ciro, fai la domanda al mister che c'ho la pubblicità, dai. Sarà piacere. Dico una sola cosa, no? A chi? Al mister. È SAR. Vai. Se la domanda da mister, è SAR. No. Oh, scusa. Tu una Mi devo domanda al scusare, mister. mister. Mi devo scusare. No, lui Sempre vorrebbe in tutti quei Sarri. Ho nomi che avete fatto. capito che vorrebbe Sì, scusa, Sarri. voglio fare. In tutti quei nomi che avete fatto. No, onestamente, in tutti quei nomi che avete fatto, onestamente, di questo, tutto a chi scegliesse? Come allenatore, chi scegliesse? Allora, dai, Ciro. italiano, mi pare che mister Daniello l'ha Sì, vabbè. detto. Sì, Italiano, vabbè, italiano. io no. sceglierei italiano per. Sai perché Sì, poi Ciro è ma io delle sono parti mie, perché italiano, noi ma italiano. Non ne siamo a attacca, ho 5-6 km. attacca sta squadra che c'è il Napoli. Italiano, secondo Ciro, non è Mister, adatto tu per non il puoi tipo di cambiare gioco. tutta la squadra. Tu non puoi cambiare tutta la squadra. No, non si In può questa cambiare squadra tutta la deve avere squadra, è due o chiaro. tre giocatori. A questo punto ci vuole il maestro. Il Ci vuole maestro. il maestro per questi Dai Ciro. giocatori è uno solo, è Sarri. Sarri. Vabbè, ma là È sfondi uno una porta solo, è aperta con Sarri. mister Daniello. Sfondi una porta C'è aperta, Sarri. Ciro, Ciro. scusate. Ciro, ma Aspetta, fai figurati rispondere. con me. Vai, vai, rispondi, Ma rispondi. sta ragionando sempre su Sarri, qua devo fare tutto, però. Allora, Ciro, grazie, ti salutiamo perché c'ho la pubblicità, però penso che con Sarri tu sfondi una porta aperta, No, no? ma figura, ma certo, figura. Certamente non parleremmo del giocattolo che avevamo prima, sarebbe No. diverso, però io dal punto di vista calcistico a me andrebbe diluso, per l'amor del cielo. L'unica cosa che, giustamente Ciro è pure delle mie parti, quindi mi piace Sì, dirglielo, lui è di Torre Annunziata. siamo a 5-6 km. Italiano in questo momento è quello che ti farebbe cambiare meno la rosa, ma per come gioca la infatti. Spezia, poi magari. Sì,
viene a Napoli e ti fa cambiare tutto. Io questo non lo so. Bravo. Senti, mister, prima della pubblicità c'è una domanda da Twitch, l'amico Pannello da rivalutare che ci ha dato pure notizie su la TV e ne parleremo più tardi. Allora, attenzione, chi potrebbe venire al posto di Insigne secondo te e secondo i parametri del Napoli nel caso in cui, lui lo dice, nel caso in cui... Io penso che in virtù dei parametri del Napoli, e se va via un trentenne, tu non puoi prendere un altro trentenne, perché per dirla al modo nostro, Peppe mio. Solo in questo momento, considerando che Napoli non so se sta sondando il mercato estero, potresti prendere solo Zaccagni e adeguarlo lì. Perché lui è un trequartista, uno che gli piace giocare, però proprio l'esterno puro nel 4-3-3 non lo ha mai fatto. Però è quello che si può, adeguare di più. Anche perché, come diceva Max, magari arriva un allenatore che gioca 4-2-3-1, di 4-3-1-2, lo mette a giocare dietro le due punte, o gli fa fare la seconda punta. Poi questo non lo sappiamo. Perché dobbiamo vedere sempre chi subentra a Gattuso, sempre se Gattuso va via, di quale giocatore ha bisogno. Ah, stai mettendo, come dire, in discussione la partenza di Gattuso? Ah, questo non lo so. Io metto in considerazione tutto, semplicemente perché a volte non cambiare può essere anche una conseguenza del fatto, dice, io non ho di meglio per cambiare. Certo, quello sì. Quella è l'unica mia preoccupazione. Non c'ho di meglio per cambiare l'allenatore. E sono sulla tua stessa idea, perché questo è il problema. Io non so se il Napoli in questo momento ha veramente l'asso nella manica. E io continuo a dire che sicuramente Gattuso potrebbe anche dire di no. Potrebbe dire, caro presidente, no, grazie, e se ne va. Perché Gattuso è allenatore che fa queste cose, però attenzione, perché in questo momento io non riesco a capire chi sta facendo la ricerca dell'allenatore. De Laurentiis in prima persona? Sì, forse sì, ma poi che succede? Ci fermiamo soltanto all'allenatore? Chi sta lavorando per l'allenatore e poi casomai rimodulare la squadra? Come diceva Max, chi sta lavorando per dire, per dare delle risposte a Insigne? Perché chi le darà quelle risposte che tu chiedevi? Perché io ti ho sentito nelle domande che tu chiedevi e che Insigne potrebbe fare, ma chi gli risponde? Io non lo so. Vabbè, certo, allora ci fermiamo. Ci fermiamo un attimo e andiamo in pubblicità, perché torniamo con le domande dei nostri telespettatori. Ma costa. E allora si continuava a parlare, come vedete stanno ancora parlando i nostri ospiti. I fatti loro. No, fatti loro no, si parla di calcio. Ma sempre. Voglia dargli 10, 20, 30, no. Ad onor di verità si parla anche del tuo calo di zuccheri quando non ti fanno mangiare. Perché no, prima no, non ci hai considerato proprio. Allora, stavamo parlando ancora del nome. Max, ce l'hai tu un nome? Rispondiamo anche all'amico di Twitch che ci faceva questa domanda. Ce l'hai un nome che potrebbe eventualmente, diciamolo? Ma guarda, è un nome che mi viene per associazione di idee qualora il prescelto dovesse essere Simone Inzaghi. A quel punto io mi fionderei, ecco, per rimanere ovviamente in un campionato italiano e quindi un campionato che lui conosce bene, su Correa della Lazio. Correa, sì, potrebbe essere un'idea, che credo che per età, parametri e caratteristiche possa soddisfare le esigenze del Napoli, perché come diceva Pasquale, sì, è vero, ha un ingaggio già abbastanza alto, ma non altissimo, non da top player, perché sappiamo che Lotito li paga veramente pane e mortadella e due peperoni in padella, e quindi voglio dire, sarebbe sia per caratteristiche tecnico-tattiche, sia proprio per situazioni ed esigenze di ingaggio, cartellino e quant'altro, un giocatore alla portata del Napoli, ed è un giocatore che comunque fa quello che vuole lui col pallone.
Sì, quello sì, diciamo potrebbe essere così. Allora, vediamo chi c'è al telefono in modo che diamo ancora spazio ai Buonasera. nostri tifosi da casa. Pronto? Pronto, buonasera. Ciao, qual è il tuo nome? Mi chiamo Giancarlo, Ciao chiamo da Giancarlo, Rimini. buonasera a te. Parecchio tempo fa, poi Vai, vai. finalmente oggi ho il piacere di parlare Vai, mi fa molto con voi. piacere che hai preso la linea. Vai. Volevo soltanto fare una constatazione. Il Napoli ha una certa atmosfera di smobilizzazione, e questo mi dispiace. Speriamo che entro nella Coppa dei Campioni, nella Coppa una volta, come la chiamano adesso, non lo so, e in modo che può mantenere almeno Champions. qualche giocatore di valore. E poi dopo io volevo esprimere i miei dubbi sul fatto che si debba liberare di Insigne, perché ieri, avendo visto quella partita della Nazionale, ma veramente è uno dei pochi che sa almeno giocare un po', No, quindi però vengo. scusami, ti interrompo Prego. un attimo perché poi ti lascio la parola. Se vuoi fare una domanda a mister, ci fa piacere. Attenzione, noi non è che stiamo parlando di togliere Insigne. Stiamo parlando che bisogna risolvere velocemente la Ah, va questione. bene. Sì. Bisogna risolvere velocemente la questione Insigne, perché proprio per quello che dicevi tu e quello che dicevamo anche noi prima, bisogna fargli il contratto adesso, anzi domani mattina, perché ci sono gli europei e quindi casomai l'Italia comunque farà un buon europeo. E Insigne potrebbe essere protagonista e rischi che qualcuno te lo viene a soffiare e che qualcuno gli offre qualcosa in più che tu gli vuoi offrire. Quindi diciamo che tra Senz'altro, allora inizio aprile e metà maggio bisogna fare il sì. contratto a Insigne. No, Scusami, ti ho perché interrotto, vai. io guardando il livello, guardando il livello del calcio che ci sta adesso, è un giocatore come Insigne, cioè è tanta roba. Sì, no, è Perché, chiaro. perciò allora dico, ma sentendovi parlare, però ho preso non dall'inizio del vostro Sì, ho inizio capito, ho capito. discorso. Però così dicendo, io perciò mi auguro, spero molto, che il Napoli insomma conservi un certo spessore tecnico. È chiaro che si devono prendere i giovani, perché con i prezzi che ci sono in giro per i giocatori, poi io ho visto la partita ai mondiali, scusa se io salto di palo in frasca, Sì. da Svezia-Svizzera a un ottavo ai mondiali. Una partita di uno squallore unico, Vabbè. perciò un giocatore come Insigne, un giocatore anche come Politano, sono giocatori che oggi valgono parecchio, cioè nello spessore tecnico che c'è adesso, almeno questo è il mio modesto parere. Come pure penso che un giocatore come Meret non dovrebbe essere mandato via, perché per me è un ottimo portiere e c'è anche Meret, la Meret. Trinità, sì. E questi sono i giocatori sui quali puntare il futuro. Poi dopo i terzini, l'ala tornante, il mediano di rottura, tra i giovani si trova sempre, perché non è quello che non si trova è appunto il giocatore che ha un po' di genio. E Insigne penso che ce l'abbia, quindi cerchiamo di conservarcelo. Ce l'hai una domanda per il mister? Io al mister vorrei chiedere una cosa molto semplice. Lui pensa che Italiano è bravo lui, come allenatore, o ha la fortuna di avere un gruppo di persone che giocano con entusiasmo in un campionato piatto e privo, posso dire, di ideali. E quindi l'impegno garibaldino della squadra spezzina si fa apprezzare per questo. Se è merito tutto Della d'Italiano squadra o oppure c'è tutto una d'italiano? bella Ok. squadra di ragazzi. Chiara la domanda, bravo, bravo. Grazie, Comunque, grazie per averci chiamato. Chiamaci quando vuoi. Mister. grande piacere di averti risentito, ciao. Grazie. Allora, mister, bella domanda questa. È un bel gruppo Bellissimo. quello di italiano o è tutta farina del sacco dell'allenatore? È una bella domanda perché ci dà anche l'opportunità di far sapere di più alle persone, perché logicamente le persone sanno dell'immediato. Ragazzi, 4 anni fa Italiano era in Serie D, eh. Ecco, vedi? 4 anni fa Italiano lo trovavamo, cioè io mi ritrovavo a vederlo perché facendo l'osservatore per la Lega Nazionale Dilettanti mi ritrovavo le relazioni dei giocatori di Italiano. Ora
È un mix, per rispondere a Giancarlo, è un mix. Lui è bravo a dare delle idee e a far capire che lo Spezia, se si mette tutto dietro, diventa la vittima sacrificale della situazione. Se va ad attaccare in avanti e a pressare tutti, ha qualche speranza di salvarsi. Lui è bravo a convincere i suoi giocatori che quello può essere utile. I giocatori sono intelligenti a capire che le cose vanno bene così, e poi lui ha facilitato dal fatto che in squadra non ha vecchi di vecchia data in Serie A. Sembra un gioco di parole, però se ci fate caso, lui dietro, diciamo i senatori oppure anche i difensori, lui non ha gente che ha giocato 6-7 anni per salvarsi in Serie A in altre squadre, abituati a stare tutti dietro ad arroccarsi. Lui non ce li ha. No, lui era. Lui è stato bravo a scegliersi la gente che è, diciamo, tra virgolette, propensa a cose nuove. Sì, Io proprio questo è per vero. pensare alle cose nuove, in un ruolo dove il Napoli è carente, ma per una questione purtroppo aritmetica, cioè proprio matematica, perché sono pochi, ci sono stati gli infortuni, io come prima parlavo con Max di Maggiore dello Spezia. Io metterei le mani anche su quel bastone dello Spezia, il terzino Bastoni, sì, sinistro, difensore. anche perché ancora di più con la questione Covid, che comunque l'anno prossimo ci ritroveremo degli strascichi addosso. Io starei bene attento nella campagna acquisti a prendere quanti più italiani possibili, e se prendo stranieri, quanto più europei possibili, per evitare trasferte oltreoceano durante l'anno, perché ragazzi, quando ricominciano le competizioni normali, si dovrà fare la Coppa America, le qualificazioni mondiali dall'altra parte del mondo. Però, per come dicevi tu prima, chi le fa queste riflessioni? Mamma mia, io non lo so, te lo giuro, chi le fa queste riflessioni? Guardi, io sono veramente preoccupato da questa situazione. Cioè, non riesco a capire. Giuntoli? Vabbè, sì, forse Giuntoli, però. Francesco, ma noi l'abbiamo sempre palesata questa cosa. In passato ci sono le registrazioni. Il problema qual è? È che nell'epoca Covid tutto si è accentuato. Sì, tutto si è accentuato, sì. Perché l'epoca Covid, come ha tirato fuori, e qui divago per 3 secondi, che Sì, qua sì. siamo ancora che vogliamo l'assembramento e le mascherine. L'epoca Covid ha attenzionato che in Italia teniamo il 12% dei posti letto in ospedale che avevamo 20 anni fa, punto, finito. Bra, quelle. Perciò poi E si nel riempiono calcio è venuto fuori velocemente. che se non sei, esatto, nel calcio è venuto fuori che se non sei strutturato come Dio comanda, oggi si vede di più. Brava, si vede, sì. Si nota subito, diciamo. Va bene, Francesco. dimmi Max, dimmi, poi andiamo di nuovo al telefono, dai. Sì, volevo aggiungere una cosa, anche perché credo che anche intorno poi al nome di Simone Inzaghi, come al solito, per non farci mancare nulla, e questo dispiace perché fino a che sono considerazioni e valutazioni espresse dai tifosi, è normale che là si va di pancia e quindi. Ma quando sono dei colleghi o quando sono appunto delle persone addette ai lavori a fare determinate considerazioni, quello fa ancora più male. Si sente spesso dire: no, se viene Inzaghi bisogna fare una rivoluzione, bisogna cambiare 12-13 giocatori. Io non credo che quando Lotito abbia pensato a Inzaghi in panchina e in questi 5 anni, 6 anni di Inzaghi, gli abbia rivoluzionato la squadra. Cioè, Inzaghi i primi 2 anni ha preso la Lazio che era precedentemente e l'ha fatta giocare. Quindi voglio Certo. dire, ha anche delle capacità di adattarsi agli uomini che trova, e anche perché non credo che Inzaghi sia nella posizione di poter dettare le regole a un club come il Napoli. Quindi voglio dire, prima di avere dei preconcetti e dei pregiudizi sulle persone e sugli allenatori, magari se uno si andasse a guardare giusto due cose che magari ha fatto un allenatore, male non farebbe. Ripeto, però fino a che sono considerazioni fatte dai tifosi ci stanno anche. Però quando io poi sento altri colleghi in altre emittenti o su altri giornali dire determinate castronerie, mi viene un po' il freddo addosso. Cioè,
sicuramente qualche innesto ci vorrà, ma certo, gli innesti ci vorranno. Che venga Juric, che venga Italiano, che venga Inzaghi, De Zerbi, io, Pasquale, tu e chiunque altro. Chiunque, ma chiunque, bravo, chiunque. È normale. Ragazzi, fatemi salutare George Alvarado, Alvarado credo che ci si scrive, Alvarado. Alvarado forse sarà, che ci scrive dall'Argentina, ci manda un grande abbraccio e sicuramente lui lo ha sguinzagliato Cesare. Sì, può essere. Per trovare il centravanti. Allora, Nunzio scrive, se lo sai tu che chiede 7 milioni, cosa vuoi vincere a Napoli con tifosi? Meritiamo giocatori come Frappampina? No, ma ragazzi, questa è una botta e risposta tra qualche tifoso nella nostra pagina Facebook mentre ci state seguendo. Era una risposta, credo, a Jenny Silver, che invece criticava il ingaggio casomai troppo alto per Insigne. Salvatore, buonasera. Cambiare secondo me non serve, visto che per tanti problemi bisogna ridimensionare. Vale la pena iniziare con Gattuso, che secondo me non è male. Giacinto, Francesco, Gattuso va via al 100%, lui ha deciso così da qualche mese, non tornerà sulla sua decisione per nessun contratto. Sono Giacinto, io sono d'accordo che lui farà questo, però sai, nel calcio poi è tutto possibile. Solo Maradona è riuscito a farci vincere e non ci sarà più nessuno. Salvatore, dai, ti prego, no, speriamo di no. Quindi non si può pretendere che Insigne da solo ci faccia vincere. No, 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 attenzione, è chiaro che da solo Insigne non ci può far vincere, ma lo ha fatto solo Maradona e hai detto bene tu. Però se programmando e provando ad avere delle nuove possibilità, piano piano ci si può provare. Allora vediamo se c'è un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, Mimmo. Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a Max e a mister Daniello. Dai, vai. Vorrei vai, entrare Mimmo subito per quanto riguarda Italiano. Sì, vai. Il Napoli è un vestito cucito Italiano. Cioè proprio non ci sta, cioè qui non c'è concorrenza con nessuno. Italiano è fatto proprio per questa squadra, per un motivo molto semplice, perché Italiano ha una caratteristica, se vedete l'ultima giornata di campionato, prima della sosta, si vedeva, si toccava con mano, che lui avere una squadra che ha un già un gioco, però non è oltranzista, dopo un quarto d'ora, 20 minuti, Italiano legge la partita. Non lo fate Zerbi, non lo fa Inzaghi, ha messo quella, ha pensato quella squadra, ma tu c'è dall'altra parte un avversario che ha delle caratteristiche che rispetto alla tua organizzazione di gioco ti fa tre palloni e ti manda a casa. Lui sa, Italiano, che quei tre palloni non li prenderà, perché dopo un quarto d'ora ha capito dove ci sono le manchevolezze. E in Italia questa situazione che ha Italiano per quanto riguarda le caratteristiche del gioco del Napoli, da Tarri a Benitez, con quel modo di pensare calcio, è intrinseca in Insigne. Cioè un allenatore dice, io vado nella squadra dove c'è l'unico fantasista che è rimasto, uno dei pochi in Europa, l'unico in Italia, e per la prima volta nella storia un allenatore della nazionale dice, io do la maglietta a Insigne, poi le altre le butto in aria a chi la chiappa, perché io ho Insigne che è la fantasia nel calcio. Noi sì, con la pochezza delle squadre tipo Albania, cose, Bulgaria e quant'altro, sono d'accordo, però c'è un discorso che ha fatto in queste due partite 10 assist e 4 raccolte che sono 2-2-0. Cioè, voglio dire, se voi vedete la bellezza del secondo gol di Locatelli ieri sera, tutti in aria, tutti a aspettare il cross, lui riesce a vedere con la coda dell'occhio dove è Locatelli per poterlo fare tirare un calcio di rigore. E stanno in aria 12 persone. È questa che è la fantasia legata alla persona. Noi stiamo parlando di Insigne perché è napoletano, perché vuole stare qui, perché la famiglia è qui. Ma Mimmo, però anche a te, Mimmo, scusami, anche a te dico la stessa cosa che ho detto prima l'amico, adesso non ricordo il nome, che ci ha chiamato Giancarlo. Giancarlo, bravo, grazie Max. Mimmo, noi stiamo chiedendo che si faccia presto,
cioè che si faccia non presto. Mi sento, alzo un po' la voce, per favore. Ho detto, come dicevo sì. a Giancarlo, lo ribadisco anche a te, noi stiamo parlando che si faccia presto nel fare il contratto a Insigne, prima che si facciano gli europei, prima che si, come dire, crei il caso Insigne. Francesco, Francesco, sì, io vai, vai. Non sto dicendo che... Io sto dicendo, permettimi, allora sono, non mi sono saputo spiegare, no, 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 vai, vai, colpa vai. Ti dico una cosa, non deve essere in questo momento delicatissimo della stagione un motivo per il quale io mi devo concentrare. Ci si concentra tranquillamente a farci due, tre, quattro settimane, ma adesso è come trovare un qualche cosa per cui non ci siamo potuti attaccare a quello, non ci siamo potuti attaccare, ma facciamo, può sembrare, tu lo stai facendo in buonissima fede, ci mancherebbe, però per quello che sentite io la domenica sportiva, no, vabbè, io spengo i riflettori, spengo la luce e dico, ti parla d'altro, per favore lasciateci in pace, perché hanno, perché del resto d'Italia gli obiettivi sono diversi. Mettere in una situazione in questo momento è l'ultima cosa da fare, proprio l'ultima. Poi che se uno fa il giornalismo lo deve dire, deve parlare, ne facciamo una discussione, ma se diventa strumentale questa faccenda in questo momento delicato, io spero solo che siamo passati, adesso sul piano tecnico, voglio il conforto e poi vi lascio, di mister Daniele. Sì, dopo ti rispondo, vai. Io ne sto andando letteralmente al manicomio, sì. Conte e tutti gli allenatori che si sono susseguiti nella nazionale negli ultimi tempi hanno ritenuto indispensabile Insigne solo Mancini adesso, quando lui per 3 anni, 4 anni, 5 anni in panchina, ricordando un solo episodio, quello di De Rossi che con la Svezia disse, ma qua serve fare gol, tu vuoi fare entrare a me? È con Insigne che sta in banchina. Certo, com'è sì, che sì, siamo vabbè, potuti passare dalla mattina alla sera, o meglio, dopo 6 anni, a un giocatore come Insigne che ha fatto banchina, e se fosse stato alla Juve, all'Inter, al Milan, quante partite di nazionale avrebbe fatto voglia, questo ragazzo? Voglia, no, vabbè, su questo lo sappiamo bene. Vi ringrazio, cose. Vi saluto. Grazie, grazie. Se non con Max, auguri Max, buona Pasqua a te e a mister Daniele. Bravi, bravi, sì, infatti poi grazie, ci grazie, risentiremo grazie, con loro. Grazie, allora, mister su Insigne ancora, visto che Mimmo ci ha pungolato, è chiaro che poi l'importanza di questo giocatore la conosciamo. Sì, allora, lui ha detto una cosa giusta, dice, è uno dei pochi fantasisti, trequartisti, che sono rimasti in Italia, sì. Però noi, come diceva anche Max prima, noi non stiamo giudicando il presente, no, noi cerchiamo di dare delle chiavi di lettura per il futuro. Se perché io poi faccio una considerazione, per assurdo arriva Juric, perché come diceva prima Max, se arriva Inzaghi non c'è da fare nessunissima grossa rivoluzione, perché Inzaghi si gioca a tre dietro. Però poi è un 3-5-2 classico che spesso diventa 4-4-2, 4-3-3 in situazioni particolari, quindi avresti proprio da fare piccoli accorgimenti come li fai con chiunque allenatore arrivi. Certo. Ma se arriva Juric, ma dove lo fai giocare Insigne? Bravo. Perché Insigne deve giocare 3-4-3 a tutto campo, un'altra volta, ad attaccare però sempre in avanti, ma non è che questo Lorenzo non lo può fare, no, però si ricrea. Però io poi dico, ok, io faccio un contratto di 4 anni ad esempio a 4 milioni di euro al mio capitano e poi lo faccio giocare sacrificato? No, fatto. Ma Francesco, allora, scusami, vai Max al volo, vai. No, a tal proposito, con Pasquale ci tenevo anche a fare un'altra considerazione e ovviamente chiedo il giudizio di Pasquale. Il ruolo di un attaccante esterno vale il triplo di quello di un attaccante centrale e di un difensore centrale, perché gli esterni in carriera sono portati a fare sempre scatti, scatti, scatti
Quindi la carriera di un esterno dura molto meno rispetto a quella di un centrale. Quindi a 30 anni fare un contratto a un giocatore che dovrebbe andare sempre a scalare in alto, sempre ad andare a prendere il diretto avversario, sempre a fare tutta fascia, io avrei molti ma molti dubbi. E questa è la prima considerazione. La seconda considerazione è un'altra. Quando si parla di italiano, io faccio una riflessione. È una condicio sine qua non. Perché che biglietto sarebbe se italiano retrocede con lo Spezia a portare un allenatore retrocesso a Napoli? No, ma non retrocede, secondo perché me. Fino a che si salva con lo Spezia, lo puoi far passare anche come il nuovo Sarri di Empoli. Ma se non lo salva lo Spezia, che biglietto ha italiano da visita? Non lo so, Pasquale, che ne pensi? Volevo chiedere pure... Vai, allora, parto dalla fine. Quello poi purtroppo... soprattutto Napoli, le due piazze più morali che ci sono in Italia sono Napoli e Roma, e quindi sarebbe complicato portare un allenatore retrocesso. Però proprio per quello che ha detto Max, voglio fare una considerazione, perché ultimamente, dato che parliamo di Insigne, diciamo il ruolo degli esterni in fase di possesso adduttore e abduttore li mandiamo al manicomio perché sterzano, dribblano, tirano, ok, in fase di non possesso la parte aerobica e lattacita va messa sempre in grosso sforzo e ci siamo. Napoli, come dicevo prima, è molto umorale come Roma, quindi devi stare attento a chi vai a prendere. Perché? Perché ultimamente è uscita la serie TV, che io non vedrò mai perché non mi piacciono le serie TV su queste cose, e tutti parlano di Spalletti come l'acerrimo nemico di Totti. Di Totti, sì. Ma la gente però non fa una riflessione, lasciando stare i tifosi della Roma che hanno poca lucidità, perché per loro Totti è il re, ci siamo, è tutto giusto, come per noi Maradona, Maradona è Maradona, punto. Ma Totti ha Spalletti... gli deve fare una statua, perché gli ha allungato la carriera di 3-4 anni. Allora, se io faccio un prolungamento del contratto di 4 anni al mio capitano, il giocatore più rappresentativo, quello che prende tra più soldi, io devo andare a scegliere un allenatore che lo valorizza. Per un anno Lorenzo deve fare, ma dobbiamo arrivare al punto che questo fra massimo 2 anni deve correre il meno possibile. Bravo, questo perché, è il problema. Perché Lorenzo con l'Italia fa quello che deve fare ed è sempre più lucido nelle scelte? Perché l'Italia gioca in un modo che tutti quelli che giocano dietro la linea di Lorenzo vanno a 8.000. Sì, sì. Perché l'Italia c'ha un centrocampo dove quello che corre di meno è Verratti. E se andiamo a vedere le statistiche, Verratti, se lo trasporti al campionato italiano, come anche Giorginio, che sembra che non corre, starebbe sicuramente nei 5 che percorrono più spazio durante una partita. Allora tu usufruisci del lavoro di Verratti, di Barella, di Sensi di ieri sera, di Giorginio, di Locatelli, e così allunghi la carriera di un calciatore. Quindi sono una serie di situazioni che si devono intrecciare, Francesco, come dicevi tu, si deve fare in fretta a scegliere l'allenatore, di conseguenza andare a contrattare col giocatore, perché anche l'allenatore poi sa che nel momento in cui arriva a Napoli e io ti rinnovo Insigne per 4 anni, amico mio, se non lo fai fruttare, ti caccio. Bravo, ma perciò dico... È quello che dicevamo anche sul direttore sportivo, poi su quello che deve controllare che tutto si incastri come un puzzle. Vabbè, dai. Allora, io voglio ringraziare mister Daniello, gli auguro buona Pasqua, ci sentiamo credo a questo punto, se potrai, martedì tra Crotone e Torino, perché lunedì di Pasquetta non saremo in onda, casomai ci organizziamo. E quindi ti auguro una serena Pasqua. Grazie mister. Grazie. Auguroni Pasquale. Auguroni a tutti Max e a tutti gli amici che stanno là, al grande Mennillo che è quello che ci sopporta tutti. Bravo. E adesso arriva live. Rosiello. A tutti.
Allora, grazie. Ciao, Pasquale. Grazie a Pasquale Daniello, il nostro Ciao. Mister. Grazie ancora. Allora, Max, tu resti con noi perché ci divertiamo a parlare un po' di televisione in quest'oretta che manca alla fine del nostro appuntamento di oggi. Sta per arrivare Marco Mennillo, quindi mi raccomando, tante notizie e soprattutto proviamo a fare un minimo di chiarezza. La domanda vera è, allora, ma se ne sentiva il bisogno? E torniamo. Eccolo qua, Marco Mennillo. Ciao Marco, salve, guarda, ciao, dietro ciao, abbiamo ciao. L'Obot proprio. Sì, c'è l'Obot orfana del nostro Max che speriamo che torni velocemente. In regia ringraziamo. Eccolo, ecco, sta tornando anche Max. Bentornato, Bentornato. Bentrovati. Allora, Renato in regia che ringraziamo. L'ottimo Renato in regia, per avermi dato tregua. Tregua, sostituzione. Allora, io ti lascio la parola per qualche minuto. Noi non credo riusciremo ad aprire le linee, tranne se non chiama Fabio da San Giorgio, perché lo volevamo ospite, però non sapevo come ti dovevo contattare. Giuro, probabilmente. No, credo che ci sta seguendo. Quindi Fabio da San Giorgio chiama adesso e ci mettiamo live con te. Allora, ti do dopo un po' di notizie, però fammi tu il quadro. Che sta succedendo nel panorama televisivo del calcio? Allora, come tutte le aziende o comunque tutte le industrie dell'audiovisivo, anche il calcio si è dovuto adattare alla nascita delle nuove piattaforme. Quindi, okay. 3 anni fa, ti ricordi, perché abbiamo fatto una puntata simile a questa, Bravo. C'è stato il delirio per la nascita di DAZN, o meglio, l'arrivo in Italia di DAZN, perché si pensava che l'Italia non potesse sostenere il calcio visto soltanto in streaming. Okay. E i fatti ci hanno dato ampiamente ragione per il primo anno, perché il primo anno era diventato un meme la partita su DAZN. A che punto stai? Io sto guardando ancora il primo tempo. Ci sono divertiti tutti praticamente. Noi per primi. Col secondo anno e comunque con il primo anno anche della pandemia c'è stata prima l'interruzione del campionato, poi il recupero di DAZN anche da un punto di vista di infrastrutture, e adesso sembra essere una realtà comunque consolidata. Noi sappiamo che... Ma è cambiato il proprietario? Cioè è sempre stato questo riccone ucraino? Perché questa poi è la domanda, cioè è sempre stato lui? Perché... La questione è che comunque DAZN esisteva già in altri... Ecco, esisteva già negli altri paesi, okay, cioè okay, esisteva sì, in Germania esisteva bravo. Comunque... Nel resto d'Europa è come quando Sky ha comprato di più e Stream per diventare Sky nel 2004, mi pare. Quindi è sempre stato lo stesso proprietario. Stavo controllando Len Blavatnik, sempre stato lui. Però adesso DAZN ha rilanciato pesantissimo, tant'è che ha comprato tutte le partite di Serie A. Si è sostituito, c'è stata proprio l'inversione dei ruoli. 10 partite Sky, 3 DAZN, l'anno prossimo dovrebbe... 7 più 3 diciamo, 7 più 3. Perché sono 10 totale. Adesso erano 7 più 3, l'anno prossimo potrebbe essere 10 DAZN sì, e 3 in coesclusiva con Sky. Ok, quindi diciamo che... 3 partite della prossima giornata andrebbero a Sky, tutte quante sarebbero invece su DAZN. Comprese quelle 3, quindi avendo un abbonamento a DAZN, io la Serie A la vedo tutta. La Serie A la vedo tutta. Okay. Il problema nasce dal punto di vista delle infrastrutture, perché come farà DAZN a sostenere 10 partite, ma soprattutto come faremo noi cittadini a sostenere questo ci devi spiegare. Tutti connessi sullo stesso server o su vari server, ma comunque sullo stesso imbuto. Esatto. Soprattutto tutti quelli di Napoli guarderanno la partita del Napoli. Certo. Non credo che guarderanno un'altra partita. No. Quindi ci saranno delle congestioni dal punto di vista dei dati assurde. E poi c'è una questione profondissima, ovvero quelli che hanno l'abbonamento a Sky da decenni, ma soprattutto tutta la struttura di Sky Calcio senza la Serie A perde tantissimo del proprio valore, anche giornalistico. Ci ricordiamo che Mediaset con Premium, quando ha fatto l'operazione della Champions League, come dicono a Oxford, aiuta sotto, tant'è che Premium ce la siamo ampiamente giocata. Però attento che ti dico subito che Mediaset potrebbe offrire per queste tre partite più di Sky. Questa è la notizia proprio delle ultime ore. Chi non ha niente da perdere.
Cioè, è quello, perché poi Premium si vuole rialzare usando lo streaming. Però per quelle tre partite Mediaset non vuole usare né il terrestre né il satellitare, perché Premium non ha il satellitare, no. Ma vuole usare lo streaming, usare Premium Play. Mamma mia, che cazzo. Che verrà già utilizzata per le partite di Champions League, che saranno pay per stream, cioè a pagamento ma in streaming. E streaming dove le vedi? Sull'applicazione Mediaset Play. Che troviamo casomai nelle TV nelle smart moderne. Nelle smart TV. Chi non ce l'ha si frega? Si attacca bellamente. O lo vede su un computer o su un tablet o sul cellulare. Allora, male che va. Siamo in un momento in cui tutti dovremmo spingere sui canali OTT. Perché l'anno prossimo c'è anche il DJI Terrestre 2. Quindi il cambio dei televisori è una cosa fondamentale su cui il ministero sta spingendo, eccetera, eccetera. Però rimaniamo un paese di, e ho l'esempio davanti a me, un paese di anziani. Quindi tutti che hanno la TV vecchia, sì, esattamente. Quindi, guarda che quello là è più grande. Quello è certo più grande di me, quello che sta collegato da certo che mi riferivo a Molaro. Eh? È vero. Questo è vero. Però allora ti faccio un'altra domanda. Dimmi. Sul satellite, perché tu stai parlando di piattaforme televisive tutte su tutte in streaming, quindi streaming, non c'è niente, cioè, attenzione, di piattaforme che da zona ormai ce l'abbiamo tutti a casa sul tablet o sul computer, ma ce l'abbiamo sulla smart TV. Sì. Ok. O alcuni ce l'hanno però grazie a Sky nel loro pacchetto satellitare. Che succede? Io ho solo Sky, c'ho la mia parabolina, c'ho anche lo Sky Q che è una cosa fantasmagorica. Fantasmagorica. Sì, ti sei perso sulla S di fantasmagorica, ti è partita una capsula. Esatto. Però, e che succede? Io c'ho la parabola, non c'ho la televisione. Allora, se hai il decoder di Sky, dagli ultimi 6-7 anni, quindi neanche proprio l'ultimo, anche quello prima di Sky Q, c'è l'applicazione di DAZN sul decoder. Ok. Quindi però già questo sì. E lì entrano in gioco gli bziordi, perché io già pago Sky, devo pagare anche DAZN. La nostra preoccupazione degli anni passati è stata risolta proprio da Sky, ovvero che ci ha regalato DAZN per praticamente 2 anni, perché l'anno scorso c'è stata la pandemia e quindi l'offerta è stata prolungata anche per quest'anno. E addirittura c'è stata, per evitare sempre la congestione di cui ti parlavo, la nascita del canale da Zone One nel bouquet di Sky. Certo. Quindi tu non devi neanche aprire l'applicazione, ma proprio metti il 301, mi pare. 201. E guardi le partite di... Forse 300. Vabbè, comunque è un canale. Però è uno. Quando loro avranno 10 partite e non andranno... Vedo che Max annuisce alla mia domanda. Quando da Zone dovrà fare 10 partite e... Praticamente sai che Sky ha Sky 1, Sky 2, Sky 3, Sky 4, 251, Sky Sport, Sky Arena, Sky quello, Sky quell'altro. Sky Scacchi. Bravo, Sky Zumba. Che fa? Che fa DAZN? Qua entra in gioco il supporto che ha dato per l'offerta e per il know-how team. Ecco, team che ovviamente spingerà anche per le connessioni, ovviamente. Se non lo fa team, chi lo deve fare? Però Tim ha anche in dote alcuni canali del digitale terrestre. Bravo, quello è. Da quando la buonanima di MTV e la 7 era di proprietà di Tim, c'erano tutti dei canali nei meandri degli LCN, cioè della numerazione. Della numerazione, va. Del digitale terrestre, che appartenevano alla 7 MTV e quindi a Tim. Ok. Erano i canali su cui... Te la ricordi la 7 carta più, quando come si no, compravano le no, partite certo. sul digitale terrestre, ed era la diretta concorrente di Mediaset Premium, i famosi 3 euro a partita. Ma ti ricordi, io non me la ricordo adesso il nome, quella piattaforma dove c'era addirittura, si compravano le partite, tra cui quelle del Napoli in amichevole, che poi faceva anche altro, insomma, faceva anche trasmissioni, diciamo, a luci rosse. Ah, oddio, lo sai che non mi viene? Max. Scusami, se non te lo ricordi, guarda le fatture. Apri la mail e guarda le fatture. No, Max, te la ricordi tu? Non mi ricordo, oddio, non mi viene... Conto TV! Conto TV!
abbiamo un vincitore, abbiamo un vincitore, vedi, era abbonato, abbiamo a conto tutti e tre gli occhiali. Anche Francesco Navarra scrive, anche lui era abbonato forse a conto TV. Vabbè, no, comunque sì, Panionios Napoli, mamma mia che partita, ragazzi. È esattamente quel tipo di situazione. Vabbè, cioè la team ha ancora questi canali che sono stati anche usati da Sky negli anni passati per fare la vendita sul digitale terrestre quando è morta Premium, che tutti gli abbonati del digitale terrestre Premium sono passati a Sky sul digitale terrestre. Bravo, a Sky sul digitale. Quindi probabilmente DAZN diventerà non più soltanto streaming, ma potrebbe sbarcare sul digitale terrestre con la schedina da infilare nella TV. Quindi vatti a comprare la schedina. Se andiamo sul digitale terrestre andiamo indietro di 10 anni praticamente, perché era una cosa di 10 anni fa. Però chiedo scusa. Vai Max. Mi dica. Volevo fare una domanda. Quindi se tutta la Serie A passa ed è passata ad DAZN, la Champions e l'Europa League sono rimaste a Sky. Così? Sì, come no. C'è anche Amazon. Quindi siamo costretti sempre a dover pagare 2 abbonamenti. Purtroppo sì, perché io credo nessuno in Italia... E questo è il punto. Allora, il punto chiave di tutto è questo. Perché ovviamente, soprattutto in un momento delicato e problematico come questo, io non credo che far pagare 2 abbonamenti, in questo momento, ripeto, delicato, sia una mossa... sinceramente, deontologicamente parlando, corretta, francamente, perché qua già c'è gente che ha difficoltà, se deve anche avere un'ora di svago, 2 ore di svago, e per vedersi una partita e dover pagare 2 abbonamenti, io credo che veramente non è che siamo alla frutta, ma siamo veramente alla maniglia. Siamo alla vecchia, rischiamo di tornare alla vecchia radiolina, però vai, Max, esattamente, vai. Era una preoccupazione che avevamo quando è arrivata DAZN, ma dobbiamo farci 2 abbonamenti per guardare tutte le partite, e poi Sky l'ha risolta accordandosi con DAZN, regalando DAZN agli abbonati calcio e sport e mettendo il canalone. Che in però aveva caso, 3 partite. Adesso ne ha 10. Adesso dovresti fare l'inverso. Dovrebbe essere qualcosa di inverso, ovvero se io mi abbono a DAZN, Sky Sport e Sky Calcio non avranno tantissimo da offrirmi oggettivamente. È certo. A parte l'approfondimento giornalistico che so che Molaro ama tantissimo. Il senza giacca. Esattamente. Però potrebbero esserci dei canali di Sky dedicati agli abbonati di DAZN e abbassare tantissimo il prezzo di Sky. Potrebbe accadere questo. Però sono accordi che avvengono tra di loro. Perché quindi? Ufficialmente le 3 partite che noi vediamo su Sky di DAZN sono ancora di DAZN. Sì, sono soltanto che sono su un canale che, per vie traverse che non sto qua a spiegarvi, appartiene a DAZN, ma è su Sky. No, scusami. Sulla Champions, dicevo. Concludiamo il primo ragionamento. Vai, è molto più intricato di quello che sembra, perché nel triennio 21-24 Sky ha 121 delle 137 partite di Champions League. Sky. Tutta l'Europa League ce l'ha Sky, quindi noi prevalentemente le 22.000 partite, diciamo. E la nuova competizione continentale, l'imperdibile Europa Conference League. Mamma mia, dove andrà? Non Sky. Ah, è la sua già? Sì, quindi Sky ha 403 partite nei prossimi 3 anni. Mentre gli altri diritti delle coppe europee, cioè sempre Champions Europa, sono Mediaset avrà una partita di Champions in chiaro. Vabbè, a quella settimana. In chiaro io la togliamo da mezzo. Okay. Vai, poi Amazon, bravo. Ha le 16 migliori partite del mercoledì sera. Quindi se c'è un Napoli Real Madrid, se la può prendere Amazon. Sì. Come dici tu? Sì. Come dico io Amazon. Sì, è una gara chi sbaglia l'accento, cioè, Amazon si prende 16 partite Real del mercoledì Madrid, Napoli. Tu che fai? Ecco, mo dimmi qua. Allora io c'ho DAZN, c'ho Sky. Non c'ho Amazon Prime perché non mi interessa. Non sono uno che segue le serie. Vedo le partite. Ecco, papà mio vede le partite di calcio, la serie gliene frega pochissimo, anzi quasi zero. Lui che fa? C'è Napoli Real Madrid, non se la vede, pur avendo DAZN e Sky.
E potrebbe, no, si attiva Prime. E se no, attiva Prime, ho capito, cioè, ma ti rendi conto? E deve cioè, pagare. E deve pagare, bravo. E deve pagare. Però il modello di business di Prime non è sull'abbonamento a Prime Video, cioè Prime nasce come una cosa che tu ce l'hai già perché hai Prime di tuo per Amazon, capito? Però Marco, sì, ma mio papà che devi non abbonarti fa a i 20, pacchi, devi non abbonarti compra a 20 su Amazon, cose, non esatto. Non ti ve, non vede le serie TV che vediamo casomai io e te e Max o Cesare che è un, come dire, è l'esperto di serie TV. Alziamo, Cesare, le, alziamo le mani, alziamo le mani tutti, ecco. Cesare qua le scrive le serie TV. Esatto. Allora, io nonché protagonista dell'ultima serie. Quale? È entrato nel Mandalorian, lui è Baby Yoda. Ah no, sei tu quello. Allora, no, rispondimi. Cioè, sì, devi farti un abbonamento, cioè, per quella partita, certo. Papà deve spendere casomai 30 euro perché no. Sono 5 euro, no. 5 euro al mese. Ah, 5 euro al mese. Vabbè. Prime da solo, senza l'abbonamento Prime annuale, 60, sono 5 euro al mese. Quindi deve pagarsi quella, è come se si pagasse la partita. Ma lo puoi, quando lo fa, puoi attivare e disattivare. Sì, anche so, da Zone si può attivare e disattivare, sì, in teoria. Puoi farlo praticamente, cioè ti stai andando a comprare la partita. Questo è un po' il ragionamento. Sì. Sì. Marco, scusami. Sì, dimmi. Vai, vai, vai. E invece, vai, per quanto riguarda un discorso prettamente tecnico televisivo, ma per quanto concerne l'HD, DAZN come farà? Ma DAZN teoricamente trasmette in HD. Se già hai, sta trasmettendo in ma HD. Ma ha sempre trasmesso in HD. Se hai un calo di come vedi, è per la tua connessione. Mm. Quindi il problema non è la loro trasmissione, che ha anche avuto problemi il primo anno. Il problema è tutto un palazzo a Napoli che deve guardare la partita del Napoli si connetterà attraverso gli stessi cavi, ma allo stesso, certo, server, e quindi si intaserà tutto. Nello stesso momento. Nello stesso momento. E quando accadrà che il tizio al piano di sopra ha già esultato per il gol, mamma mia, e io al piano di sotto ancora no, ancora non lo sto vedendo, ancora vedo l'azione casomai di calcio d'angolo. Ma io mi ricordo le prime, sì, partite, sì, che, ma è che abbiamo visto più qua. Sì, sì, le prime, sì, partite, sì, che abbiamo visto qua, sì, con DAZN. Sì, sì, sì. Noi, tra l'altro, una TV che ha una connessione che funziona potentissima, va bene tutto, ma certe volte ti arrivavano i messaggi dei tifosi che esultavano per il gol e noi ancora era partita l'azione. Ma perché DAZN aveva i suoi gap applicato a 10 partite, ma perché l'Italia non può ancora sostenere un sistema di trasmissione del calcio che è, come dice qualcuno, il cartone animato per adulti, cioè quello che tutti devono, che tutti guardano, si parla più del calcio che di qualunque altra cosa, non si può affidare a una cosa labile come le infrastrutture della fibra ottica o della rete in Italia. Ragazzi, questo è un grosso problema. Poi dopo vi spiegherò perché poi DAZN ha vinto. Dopo leggiamo un po' di articoli, un po' di notizie. Sulla questione degli abbonamenti ha parlato l'AD di DAZN, l'amministratore delegato di DAZN, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, che poi è una donna, Veronica Di Quattro. Veronica Di Quattro, che però ha fatto la fortuna di team quando possedeva MTV e la 7, Netflix, ecco, già ha lavorato in Rai, si è occupata della nascita di Spotify in Italia nel 2013, ed è stata non è l'ultima dei fessi, ed è stata lei a pensare per far esplodere Spotify in Italia quando lo facciamo, quando lo apriamo durante Sanremo. Quindi c'è stato il boom di abbonamenti nella prima settimana di Spotify in Italia perché le canzoni erano disponibili su Spotify subito dopo l'esibizione in TV. Ah, caspita, vedi, questa è una notizia importante. Allora, dicevo, nell'intervista alla Gazzetta dello Sport dice: chiama il calcio può stare tranquillo, non possiamo dare ancora una cifra precisa, ma certamente rifletterà la nostra filosofia, essere il più accessibili possibile, sarà meno di quello che si spende oggi. Poi sulle singole partite gli chiedono se si potrà vedere una singola partita, no, soltanto con abbonamenti a tutto il pacchetto che comprende non solo la Serie A ma tutta l'offerta. E ragazzi, c'è la Liga, c'è la Ligan, poi a chi piace c'è l'NFL, cose che però sono cose che ci sono già, però su DAZN che già ci sono, sì, adesso ci sono. Poi c'è il motomondiale, il rugby, e poi loro dicono addirittura di ancora allargare il pacchetto. Nessuno si deve sentire solo guardando DAZN, anche perché l'interazione non sarà solo con altri tifosi. Stiamo studiando anche la possibilità di organizzare visioni collettive. Vabbè, queste sono situazioni
particolari, approfondimenti e studi partita, ecco perché DAZN non ce l'ha, tranne la dilettona che se ne va per tutti gli stati, non hanno sì, Diletta Gol, il programma suo è andato male e quindi è stato chiuso. Poco, poca gente. No, 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 non c'è più. Non c'è più. No, dico perciò dico loro non hanno, ecco, il senza giacca, non hanno neanche quasi il commento durante la partita. No, quello c'è. Vabbè, ma è veramente, cioè, da bordo campo abbiamo e c'è la telecronaca, però non c'è lo studio. Non c'è lo studio, quello non c'è un approfondimento. Poi non c'è il post partita, è pochissimo il post partita. C'era quando c'era Diletta Gol, ma non è stato confermato, perché il problema delle OTT o comunque di queste piattaforme è che tu non è che guardi il film su Netflix e poi ti guardi gli extra del DVD. Ecco, bravo. Guardi su Netflix, poi passi a qualcos'altro. Certo. Guardi, però Marco, scusami. DAZN non ha fidelizzato tantissimo. Tu guardi DAZN per la partita. Per la partita, poi dopo stop, esatto. No? Esatto. Esatto. Però c'è anche da prendere in considerazione un altro aspetto. Questo campionato spezzatino, come tutti quanti sappiamo, almeno la Serie A parte il venerdì e finisce il lunedì. È così. Più o meno sì. In questi giorni, in una casa normale, dove c'è una famiglia normale, non tutti guardano il calcio. Magari i ragazzi devono studiare con la DAD, magari guardano una serie su Netflix, magari la moglie guarda una serie su Amazon. Allora i problemi di connessione si moltiplicano, perché poi sappiamo come funziona la connessione all'interno di un appartamento. Se tu hai anche la fibra 1000 mega, dico per dire, quella fibra 1000 mega tu la devi dividere per tutti i device che hai. Certo, assolutamente. No, e quindi già hai un ulteriore calo nel calo. Ma questo è un problema che credo che loro lavoreranno molto con la team. Io sono convinto che loro hanno lavorato molto con la team e faranno in modo che la team entri nelle case degli italiani in maggior misura, perché poi su quella domanda che tu stavi facendo ho visto che tutte le grandi aziende, è inutile non nominarle perché tanto non, se volete fare pubblicità siamo qua, Vodafone e per esempio TIM hanno creato questi hotspot che si possono, cioè che vanno tutta la casa, maggiore potenza dei wifi. Ma se tu mi potenzi in casa il wifi che comunque no, lui però diceva giustamente no, se io sto vedendo, se sto lavorando io al computer e il figlio sta facendo la DAD, i nostri due computer stanno succhiando banda. Certo, ma non è che se me la ampli a casa no, però sai, migliori alcune cose, quello no, bisognerà lavorare. Allora comunque dimmi, una cosa interessante è che è stato dichiarato anche che il canale di DAZN One a giugno viene spento su Sky. A giugno, a fine campionato, DAZN One si spegnerà su Sky. Ma è una ripicca o è... No, è perché il triennio è finito, era già un miracolo che noi lo avessimo il canale DAZN One, secondo me, perché io non avrei mai fatto una cosa del genere, perché poi paradossalmente Sky, pensando di farci cosa gradita, dandoci il coupon per pagare per avere gratuitamente DAZN, ma ha creato il cosiddetto effetto cavallo di Troia. Cioè noi adesso siamo anche abbonati di nostro a DAZN. Certo, essendo gli italiani pigri rimarranno abbonati a DAZN. Chiaro, perché però ce l'ha pagato Sky per due anni, infatti. Quindi ha fatto anche un danno nel caso in cui non trovassero un accordo di collaborazione che porterà alla condivisione delle partite. Prima di andare in pubblicità e chiudendo la prima parte del discorso, poi vi spieghiamo perché DAZN poi ha vinto, però Sky ha promesso ricorsi. Perché, Marco? Perché non c'è, perché proprio questo appoggio team DAZN non era tra virgolette lecito? No, che non fosse lecito è impossibile, anche perché comunque Sky ha la sua azienda di internet, il suo provider che si chiama Sky Wi-Fi, quindi anche Sky sta facendo qualcosa per insieme ad Open Fiber, quindi è un collegamento tra aziende che Sky per prima sta facendo. Credo che stia facendo ricorso per una questione molto semplice: se togli la Serie A a Sky, ricordiamoci che nel 93 la Pay TV nasce in Italia e diventa una realtà grazie all'arrivo delle partite su Telepiù, perché quando è stato trasmesso Blade Runner nel 91 in Pay TV, che è il primo film in Pay TV che abbiamo visto in Italia,
era un film, ce lo guardiamo in cassetta. Bravo, quello che ha portato le persone ad affezionarsi al concetto di pay TV era poter guardare finalmente tutta la partita e non guardarla a pezzi o sentirla alla radio. Quindi togliere una cosa come non il togli la Champions a Sky è robetta. Se gli togli la Serie A è un dramma. Sì, perché casomai il tifoso del Parma, il tifoso della, anche della squadra che non va in Europa, poi giustamente dice certo. Io voglio comunque vedermi la mia squadra del cuore. L'errore di base è mettere sullo stesso livello la trasmissione satellitare e la trasmissione internet. E io là fate due offerte diverse. Bravo, pacchetto qui. Satellitare, pacchetto terrestre, pacchetto internet. A DAZN si danno quelle su internet che le vendi a 10 euro. Sky molto di più perché le mette in satellitare. Satellitare gli dà il 4K. E così si doveva fare. Ma perché sono proprio linguaggi diversi? Però Italia dopo ti dico il perché di queste cose. Va bene. Allora, andiamo. Marco, ma tu pensa che Molaro ha iniziato con i disegni sull'Intrepido. Bravo, esatto. Cioè lui ha iniziato a seguire il calcio con i disegni sull'Intrepido. Ma Molaro è prontissimo per DAZN, eh? Molaro già ha detto è pronto per guardarsi tutte le Betamax di DAZN. Fermi lì, pubblicità. Allora, siamo tornati, stiamo parlando di TV con Marco Mennillo, con il nostro Max. Allora, c'era Pannello da rivalutare, si firma così su Twitch, lo sapete che ci sono i... ti ricordi come si chiamano i soprannomi da noi? Napoletano, i contranomi. No, lo dico a Max che è un cultore come me di certe situazioni, no? I contranomi, vabbè, allora, è il soprannome, è il nickname, si dice così. Che ci dice che ci sono delle inesattezze. Ti aspettiamo, se non riesci a chiamarci, scrivicele, grazie. Allora, però, Marco, io ti dico perché ha vinto DAZN. Mi dica. Dovrebbe essere così, poi vado alle notizie che ho raccolto in questi mesi, in queste settimane. La Serie A, con soprattutto le piccole squadre, voleva ridare tutto a Sky, proprio per quello che hai detto anche tu. Prendiamo i soldi, tutti e maledetti, subito, anche se sono leggermente di meno, e soprattutto diamo all'utente Sky, che come hai detto tu è un po' una sorta di sicurezza, no? È come quando tu vai in edicola e compri o il Corriere della Sera o Repubblica, e quindi sai quello che compri. Certo. Però i grandi, alcuni grandi, tra cui il Napoli e la Juve, hanno voluto più soldi. Perché Sky ti dava di meno, ti dava la piattaforma già pronta e ti dava la sicurezza e soprattutto ripartiva, attenzione, ripartiva non nel senso ripartire velocemente, ripartire i guadagni, quindi gli introiti per tutte le squadre in maniera più o meno lineare, cioè vi spiego così a volo, il Benevento, lo Spezia, il Verona prendono bei soldini anche se non sono il Napoli e la Juve. Invece DAZN, che vuole forse anche per il loro brand portare le grandi squadre, certo, dà 120 milioni alla Juventus e ne dà 88 al Napoli. Io non ricordo che Sky abbia dato tanti soldi al Napoli. Ora non vorrei sbagliarmi, però non voglio neanche esserne certo, però dovrebbe essere così. Quindi i grandi, tra virgolette, hanno detto DAZN ci dà i soldi, poi la piattaforma se la devono fare loro, intanto noi intaschiamo il danaro e siamo felici. Quindi questo più o meno da quello che ho raccolto, tu poi mi potrai smentire. Anche no, i nostri amici da in casa realtà, stanno seguendo, però il discorso che ti facevo tra l'altro prima fuori onda degli ascolti decade perché ovviamente su DAZN non ci sono gli ascolti dell'Auditel, ci sono proprio degli abbonamenti. Quindi tu sai quanti abbonati teoricamente sono della Juve, quanti sono di X squadra, quanti. Però non sottovalutare il fatto che DAZN è stata e in parte ancora partner della Juve. Quindi figurati. Ubi Maior. Ora non ma lungi da me accusare Bandagnelli, quel mondo là. Stiamo parlando. Parlo proprio di quanto una squadra può portare in termini di abbonamenti al canale. Riguardo quello che hai detto,
la ripartizione per grandezza della squadra era quello che anche il presidente del Napoli voleva. È chiaro. Scusate. Allora, Renato, vediamo se c'è al telefono qualcuno, perché speravo ce l'abbiamo una telefonata. Ma ho capito bene, quindi... Ciao, direttore. Eccolo, eccolo. Fabio da San Giorgio. Sono qua per te. Fabio, noi aspettavamo te. Allora. Addirittura, no, comunque, allora. Dai. Allora. Buonasera a tutti. Buonasera a te. Della trasmissione. Vai. Ogni tanto bisogna dire. Allora, la questione è questa. Perché ha vinto DAZN? Al di là del fatto puramente di soldi, se voi vi ricordate bene, il nostro presidente ha sempre spinto per il canale della Lega. Sì, voleva il canale della Lega. Bravo. Allora, cosa furbamente ha detto? Io lo voglio fare il canale della Lega. Vediamo come va l'esperimento DAZN. Se va bene, allora noi possiamo chiudere questi 3 anni. Perché se vedete un contratto di 3 anni... Sì, è triennio, sì. E possono fare questa cosa della Lega. Sulle partite non è vero che c'è bisogno di Sky. No? No, perché? Per quanto riguarda la Serie A è tutta di DAZN. Sì. E qua non ci muoviamo. Per l'Europa League, il Sole 24 Ore ha detto che DAZN era in vantaggio. Però non ha, quindi dovrebbe averli presi i diritti per l'Europa League. Però ancora lo deve comunicare perché sta aspettando la fine del campionato. Ma stai parlando di Europa League, però. Europa League 21-24 Sky. Vedi, c'è il contratto. Sì. Per la Champions League il quadro è questo. Le 16 partite sono su Amazon e quindi non si dovrebbe fare il Prime. Il Prime è mensile e costa sui 4 euro al mese. Vabbè, sì, quello e qua sì. Ci siamo. Per quanto riguarda la Champions... Ce l'ha, le 121 partite non ce l'ha solo Sky, ma ce l'ha anche Mediaset. Ma sono le stesse? Sono le stesse, sono le stesse. 121 partite. Però Mediaset lo devi pagare in qualche modo. Ma Mediaset già ha fatto intendere che sarà di 7-8 euro al mese. Però sarà soltanto streaming. Però è streaming, è solo streaming. Solo streaming. Però, scusami Fabio, tu hai un'età giovane, tu sei giovane. Ma no, al di là dell'età, direttore, il satellite, se uno si vuole vedere la Serie A, non le vedrà più in Serie A sul satellite. No, no, è quello che abbiamo detto. È quello che stiamo dicendo. Si è detto che uno per vedersi tutto si deve fare Sky, DAZN e Prime. No. Sì, dipende dal pacchetto 2 che verrà chiuso questa sera. Pacchetto 2 lo dobbiamo capire. Il pacchetto 2 se lo prende Mediaset, ragazzi. Tu dici che se lo prendiamo. Però, scusami, Fabio, il problema... è la Champions, perché io... te l'ho detto, direttore, la Champions si vedrà su Mediaset. Ma la devi pagare Mediaset, quindi comunque fai 2 per 2 abbonamenti. Devi farne un altro. Sì, fai l'abbonamento. Sì, direttore, ma una cosa è pagare i 29,90 di Sky per vedere la Champions, un'altra cosa sono gli 8 euro. Però da zone, ragazzi, non sarà di da zone sarà sotto i 30 sì, sicuro. Io ti dico 30, però dico adesso. Mi sembra chiaro che se Sky non dovesse avere la Serie A, il pacchetto Sky Calcio, cioè Sky Sport, non potrà costare quanto costa adesso. Cioè, sì, però comunque sarà sempre massimo dei 29. Sui 25, 24 e io devo ottenermi un'infrastruttura di satellite, devo pagare lo Sky Q solo per vedermi la Champions. Cioè, no, perché adesso puoi fare Sky anche senza il satellite. Sì, sì, è vero. Ma, no, perché su internet sì, ma comunque no, proprio Sky Q funziona anche solo fibra senza solo satellite. Fibra, sì, senza fibra. Satellite. Sì, però una cosa è pagare 20 euro al mese per la Champions che mi interessa, è una cosa gli 8 euro di Mediaset. La spesa intelligente sarebbe DAZN più Mediaset e il Prime. Ma arrivi sempre a 50 euro. Sì, no, ma direttore, no, perché voi vi dimenticate che c'è la possibilità di fare il doppio abbonamento e poi vi dimenticate un'altra cosa fondamentale. C'è la TIM. La TIM che fa delle offerte. Pacchetti in offerta. E certo, però... Sì, però scusatemi, qua stiamo dimenticando la cosa fondamentale. Che uno paga i 40, i 49, i 50 Sky, però ha la sicurezza al 100% di vedere. Tu dici qua non ce l'hai. Con lo stream, non vedere.
cioè no, quindi di pagare a voi. Ma Max, questo ve lo dovete prendere con i presidenti che hanno scelto. Ma infatti quello che abbiamo detto noi è non si può affidare l'industria del calcio televisivo soltanto all'internet, perché internet in Italia non ce la fa. Non ce la fa. Però non siamo in America. Io voglio pagare. Sì, ma il fatto di Inter. Però se pago voglio avere la certezza di vedere. Non è che ne pago 40 e poi una partita le vede e tre no. Bravo. Oppure sentiamo Fabio. Max, allora, sentiamo già Fabio. Già hanno detto che non ci saranno le 3-4 partite contemporanee, ma per quello che avete detto ne faranno vedere una a ogni orario. Già l'hanno detto. Quindi si inizia alle 7 del mattino. Bravo, sì. Però cioè, ti rendi conto? Cioè, allora noi abbiamo criticato Sky, no Fabio? Noi abbiamo criticato Sky e ce la siamo presi con Caressa dicendo che il Sky non decideva gli orari delle partite. Ma ti manca Caressa, vedi? Caressa. Vedi che lui è bene, allora gli è bene. No, ma ti rendi conto quello che tu stai dicendo, che è possibile... Che, come dice Max, che facciamo? Facciamo una alle 7 del mattino, una a mezzogiorno. Si parte da venerdì, direttore. Ho capito, ma ragazzi, ma non si può giocare sempre di... Tu pensa... I presidenti hanno pensato in alle 11 di sera hanno pensato a loro. Max, dimmi Max. No, dico, immagine se la partita alle 11 di sera, noi il post partita lo facciamo alle 2 di notte per la felicità di Marco. E sarà lì, e sarà quello il giorno in cui io userò le mie ferie. Se no, Molaro si fa. Molaro dà direttamente la linea a casa del donno. No, ma tu pensa, le povere famiglie. Certo. Che magari, sai... sono costrette, dice vabbè, poi ora papà si vede la partita del Napoli, poi usciamo, poi andiamo da qualche parte. No. Invece chi segue le partite è stato dalle 7 del mattino del venerdì fino a mezzanotte la domenica sera chiuso in casa, barricato. Lo hanno fatto per la pandemia, è un lockdown. Bravo, proprio il lockdown l'hanno fatto. Allora, ma Fabio dai, chiudimi il ragionamento. No, allora direttore, comunque si pagherà di meno, si paga di meno. Perché conti della serva, c'è il doppio ammoramento di DAZN che uno può scambiare, quindi se pure venisse a fare 25 euro uno pagherebbe 12 e qualcosa. Vediamo. Quindi, ovviamente noi vediamo se sarà così. Allora, rimangono i due abbonamenti contemporanei, i due utenti che possono guardarlo in contemporanea. Su due televisioni? Non è il massimo della legalità dirlo in televisione e su Twitch, quindi io... No, scusa, loro lo dicono però. Però dovremmo essere... Hai sentito Netflix in America? Ha detto... Sì, ma dovremmo essere nello stesso nucleo familiare, in teoria. Vabbè, in teoria sì, ho capito. Cioè... Sì, comunque ci sta. E poi dovrebbe essere su due device diversi. Sì, due device diversi, certo. Sul fatto del digitale terrestre, non si ritorna al digitale terrestre. Già l'hanno detto, si parlerà del backup FTT. Praticamente servirà il box della team, ecco perché entra in campo la team, che si collega il box all'antenna e fanno il segnale per le famiglie che non possono avere internet, si metterà l'antenna e sarà criptato il segnale. Quindi non è loro puntano a internet, cioè il digitale satellite, scordatevelo. Aspetta però scusami. Ma la domanda a Fabio, un attimo ragazzi, sennò c'è il cavaliere. Allora. Fabio, tu stai dicendo questa cosa della team. Io non c'ho team a casa. Non me ne frega, non la voglio. C'ho un'altra piattaforma, mi trovo benissimo. Vado a mille mega. Paghi il team box. Il team box. Che faccio? Paghi il team box. Se non puoi avere internet e roba varia. Non devi per forza avere l'abbonamento a team. Ti devi comprare comunque quest'altra. Il team box. Quindi la cosa fondamentale da dire... Per tutte le persone che vi seguono e roba varia, è internet fondamentale. Fabio, grazie Fabio, così vediamo se l'amico Pannello. Una correzione proprio in corsa, 21-24 tutte le partite dell'Europa League sono di Sky. Ok, quindi ribadiamo questa cosa, sono di Sky. Ok. Allora, Max... ma una persona anziana, deve fare? Ma neanche solo l'anziano, io parlo di 56. Parliamo di me. No, tu sei poco tecnologico. Tu sei poco tecnologico. Parliamo di me. Allora diventa complicatissimo.
diventa complicatissimo. Allora io mi sento in questo momento di difendere tutte le persone, diciamo, anziane come me, che hanno giustamente difficoltà. Gente che non vuole farsi un abbonamento a fibra, gente che magari a casa c'ha solo il telefono fisso o non ce l'ha neanche più. Perché c'hanno i cellulari ormai. Perché la gente dice io c'ho il cellulare, me ne frego. Però ma posso mai guardarmi sul la partita sul cellulare? No, è perciò che cellula- dice, ma lui ha ragione. 4G. Lui ha ragione. Allora, che ha detto Renato? Fai il mirroring al telefono? Rene, ma non lo fai sempre. Ma è sempre io posso, lo puoi fare. Io posso fare lei il mirroring. Lei non te lo fa fare. Io posso fare il mirroring. Lei non te lo fa fare. Se hai la TV con AirPlay, sì. Io posso fare il mirroring. Molaro può fare il mirroring. Ma ritorniamo all'anziano che qua ha interpretato magistralmente da Max. Max, sai fare il mirroring tu? No! Che deve fare? No. Ma l'hai visto? No. Guarda che gli siamo andati ad installare... Gli siamo andati ad installare noi una telecamerina per fare il collegamento. Ma è vera sta cosa? Non lo so. No, sì, vedete, vero, guarda vero. Che ci hai creduto. Sì, guarda è che venuto lui ha... Cesare. No, è venuto Cesare. La... Sì, e mi ha installato lui materialmente. Lui ha installato tutto qua. Con la tuta? Quello della team, giusto? Avete finito di... No, aspetta, no, ti voglio dire una cosa. Guarda che Max, tu lo dici sempre... È uno dei migliori nostri collegamenti in tutta la televisione, ma perché ha una buona connessione, ma non lo so, ha un telefono... E devo ringraziare Cesare. Esatto, però ha un telefono... C'ha l'iPhone, c'ha il 4 e il 6, il 5, io c'ho l'SE. L'SE, che vuol dire che... È un telefono piuttosto anziano. Anziano. Però era uno di quei telefoni dell'Apple di fascia bassa, che ha provato a fare il telefono e costava poco... Ma io ti dico che in Australia, dove sono andato qualche anno fa, avevano tutti l'iPhone SE. Perché costava pochissimo e faceva delle immagini buone. Infatti lui abbiamo una qualità. No, però ragazzi, vi voglio non abbiamo molto tempo, ma guardate come la puntata è bellissima. È meno 10. Come passa il tempo quando ci si diverte. Allora, no, vi voglio fare l'esempio, perché adesso anche l'amico Pietrangelo Chierchia mi ha scritto che dice 1 il venerdì, 4 il sabato, 4 la domenica, 1 il lunedì, addirittura inizio alle 12.30 il sabato e la domenica, e questo potrebbe essere. Però ti faccio l'esempio, caro Pietrangelo e cari amici che ci seguite. Fine campionato, quello in contemporanea. No, bravo, no, ma già sabato 3, che è la partita di Pasqua, e quindi non puoi fare troppi anticipi, il campionato sarà tutto di sabato, a orari diversi, ok, però avremo Atalanta-Udinese, Benevento-Parma, Cagliari-Verona, Genoa-Fiorentina, Lazio-Spezia, Napoli-Crotone e Sassuolo-Roma, tutti alle 3. Poi ci sta Bologna-Inter alle 20.45, Milan-Sampdoria alle 12.30 e il derby di Torino-Torino-Juventus alle 18. Che fai? In una giornata del genere, che fai? Mangio l'uovo sodo e il casatiello. Bravo! Che fai quando c'è l'infrasettimanale? Che tu massimo puoi fare una partita il martedì e una il giovedì. Ricordiamoci, ragazzi, che dopo la settimana dopo Pasqua giochiamo mercoledì con la Juve, ma l'altra settimana c'è l'infrasettimanale. Il Napoli giocherà di giovedì alle 20.45, anzi forse alle 21 con la Lazio. Quindi c'è, cioè, che fai in una giornata del genere con Dazon che ha 8 partite alle 3? Sono degli interrogativi che ci dobbiamo porre. Poi ancora Pietrangelo dice il team box ci sta a 2,99 al mese. Ma io non lo voglio avere sto team box, ma perché devo darti 3 euro al mese? Però tra l'altro il sono 40 euro all'anno. Sono 40 euro all'anno. Ma tra l'altro il team Vision Box. Me ne vado a mangiare una pizza con mia moglie con 40 euro. Abbonamento da Natasha. Il team box poi sarebbe se ho problemi con la connessione e con le applicazioni varie, ma comunque una roba tecnologica di app e che cose devi varie. Sistemare, cioè, bravo, non è... ragazzi, vabbè, comunque proviamo a tirare le fila. Marco, intanto ti ho letto della cosa dei presidenti, per quanto riguarda i prezzi 120 la Juve, 88 il Napoli, poi vedremo le altre squadre come si divideranno. Il pacchetto 2 dovrebbe essere entro stasera a mezzanotte. Quindi, e l'offerta... se la giocano, c'è sempre quella di Sky che era sui 70 milioni. La Lega ne voleva almeno 120. Ok. Mentre Mediaset potrebbe risorgere, però anche lì si parla di affidamento alla piattaforma streaming
di Mediaset, e quindi sarebbe per la prima volta una Serie A completamente streamata. Allora, chiedo Marco, a Renato, posso dire una cosa? Mi dica. Vai, allora, vai. Io spesso sì, intanto Renato, comunicazione di servizio, prendi la telefonata di Pietrangelo al volo, dai. Vabbè. Vai, veloce. Faccio il restart dei programmi Mediaset, perché spesso mi capita, per questione di orario, ma voi l'avete mai visto il restart Mediaset? Avete mai visto il Mediaset Play della Mediaset? È inguardabile. Sì, non prima funziona. Di tutto, ma c'è A quando metti... Aspetta, restart che cos'è? Quando metti... Quando tu fai il canale blu rosso, sì, e lo fai ripartire il programma. Ah, però restato, e fai ripartire il programma. Non fa altro che appoggiarsi a Mediaset Play. No, e non è la qualità dell'immagine, Marco, com'è? Bene, ma non benissimo. Ma dimmi una cosa, tutte le televisioni hanno le applicazioni? Perché io ieri, per esempio, ero alla ricerca di un canale dove fanno delle cose di storia molto belle, Conto che è TV. Discovery Channel, non è Conto TV. Discovery Plus, Discovery Plus. Sì. Che ho capito, la nuova piattaforma Discovery. Eh? La nuova piattaforma Discovery. La nuova piattaforma Io su quella piattaforma... Che quella ho... famosa di lesbian in guai. No, no, che dai, finiscila. No, è quella. Vabbè, allora, no, ci sono belle serie. Allora, ti dico una cosa, lì, per dire, la mia televisione, che è una buona LG, non c'ha l'applicazione. Non c'è l'applicazione, devi andare sul canale. Siete rimasti solo tu e mio padre. No, devi andare sul canale. Devi andare sul canale e schiacciare il pulsantino. E ti dico la verità, come diceva adesso Max, solo per cominciare a mettere il canale e premere il pulsantino ci vuole mezz'ora. Sì. Cioè, perché, ma ragazzi, ma ve lo giuro, ci ho messo più di un quarto d'ora. Il canale vecchio digitale terrestre ha la pista video, la pista audio e la pista dati, okay, però è molto più lenta, appoggiandosi anche a internet, di quella di un'applicazione normale che scarichi sulla TV. È probabile che non ci sia l'applicazione per LG di Discovery Plus. No, c'è, l'ho letto. Allora, Renato, c'è qualcun altro al telefono? Vediamo al volo, pronto? 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 C'è Sergio. Pronto. Sergio, al volo, ti prego, pronto, perché parliamo della TV, vai. Pronto. Sergio, vai. Ascoltaci dal telefono. Ciao Francesco. Ciao Sergio, vai. Allora, un'ultima cosa volevo dirvi. Il discorso TIM è molto semplice, degli 840 milioni che ha pagato DAZN. Sì. 540 li ha messi la TIM. Sì. Lo so, l'abbiamo quindi detto. La TIM deve rientrare dei costi. Ecco il motivo del team box. Poi un'ultima cosa che non avete parlato, del recovery fund, dei milioni di euro che devono arrivare. Sì. Verranno gestiti per la digitalizzazione e l'innovamento della Me lo rete. Auguro, amico mio, però lo sai, a noi siamo ancora col doppino. Che... Questi soldi... Questi soldi saranno gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti, per cui anche la rete dovrebbe restare alla Cassa Depositi e Prestiti, invece la vogliono dare ai gestori delle TV. Ma io me lo auguro, Sergio, intanto ti saluto e ti ringrazio, poi ci sentiamo con calma domani. Allora, ragazzi, attenzione, io vi dico solo una cosa, perché ognuno di noi ha cambiato casomai il gestore a casa della telefonia, lo sapete che tutti passano per TIM, poi l'ultimo pezzettino te lo fa la casa, casomai, diciamo, no, Vodafone, Wind, è il contrario, scusa, ho sbagliato, allora, perdonami. L'ultimo metro, che ti arriva in casa, è sempre è TIM sempre della TIM, della vecchia SIP. Sempre della TIM. È sempre della Telecom. Esatto. Molaro è ancora della SIP, tra sì, l'altro. Sì. Esatto. La fibra quale, però? Ma di Vodafone? Di Vodafone l'ultima di arriva a casa. Ok. Ma anche Open Fiber, giusto, arriva la fibra fino... Open Fiber. Quindi anche Sky Wi-Fi. Sky Wi-Fi, è il nuovo Sky Wi-Fi. Sì, ma la beffa di quelli di Sky che inizia, prima ti regala 2 anni di DAZN, poi fa Sky Wi-Fi per togliersi il satellitare da torno e puntare sulla rete, e poi la rete di Sky Wi-Fi verrà usata per guardare le partite su DAZN.
Cioè, è proprio la beffa colossale. Ma è vero che ridi sotto i baffi. Cioè, ragazzi, Cesare che paga 2000 euro. Cesare paga 2000 euro. Ti sta seguendo, spero. Dove sei, Cesare? Ti sta seguendo Cesarone, che io lo porto nel cuore. Ma certo. Voglio capire, che deve fare? Che deve fare veramente, cioè, Cesare adesso? Cioè, lui che... Vabbè, Cesare c'ha team che... a casa. Perché è un azionista di Sky. No, sì, quello, cioè, sicuro. Lui Sky ce l'ha un pezzettino proprio, cioè c'ha le quote. Sì. Però ha ragione. Vabbè, esatto. Lui c'ha team a casa adesso, perché è di famiglia. Ma lui team, credo, insomma, che Cesare abbia anche Team Vision. Quindi Team Vision, sì, probabilmente gli regalerà gli farà uno sconto su DAZN. Questa è buona però, Team Vision. E allora tutti a casa di Cesare. Tutti a casa di Cesare. L'anno prossimo il post partita non lo facciamo più a casa di Cesare. Non verrà fatto più con Cesare che viene qua e bussa coi piedi. No, è Molaro che deve andare da Cesare. È Molaro che è busserà con le posate. giusto. Allora ragazzi, abbiamo sforato, mi dispiace per Pietrangelo. No, sforato nel senso che devo mandare una cosa a Renato, che se ci riesce a mandarla un attimo in onda, proprio in chiusura, vedo se ci riesce, non so se, perché giustamente abbiamo ritardato, però domani abbiamo una puntata molto divertente, caro Max, domani non ti perdere Club Napoli come al solito, perché abbiamo veramente una puntata troppo simpatica che ha organizzato il nostro Diego Marino. E domani per un giorno faremo tutte telefonate, perché domani faremo diventare per un giorno i tifosi del Napoli Aurelio De Laurentiis. Quindi domani... Quindi chiameranno tutti, Vida! Vida, esatto, devono parlare così, no, ma domani... Che sagafonata! Ecco, domani tutti i tifosi del Napoli su Twitch, su... Facebook e in diretta sul canale 98 diventano De Laurentiis, un po' come, ecco, adesso dico un gioco per Football Manager, sì, che è un gioco virtuale. Salutiamo gli amici di Football Manager, se volete fare pubblicità durante, esatto, Club Napoli, noi non abbiamo problemi qua. E Football, dove sei praticamente sia il presidente che l'allenatore della squadra, più l'allenatore, però fai anche un po' il presidente. Certo. Quindi domani, eccolo qua, un giorno da De Laurentiis, eccolo qui. Domani avremo questa puntata tutta così, caro il mio Mennillo. Io forse starò al montaggio, sì, quindi ti ascolterò con piacere. Chi ci sarà? Davide? Domani? Penso ci sia l'ottimo Davide. Ora, domani vedremo. No, domani però lo scopriremo. Verrà a darti fastidio al microfono. Esatto, verrà a darmi fastidio al microfono. Grazie intanto. Quindi domani posso anche prendere il microfono. Un giorno a De Laurentiis posso decidere di dare... Sto film di Verdone, dallo alle piattaforme, è passato un anno. Infatti. Sto poraccio. Povero Verdone, dai. Allora, ragazzi, quindi domani una giornata da De Laurentiis. Max, nel salutarti ti chiedo, cosa faresti in questo giorno da De Laurentiis? Una cosa. Farei una struttura societaria seria. Bravo, bello. In una giornata, pensa quanto deve lavorare nella giornata. Eh sì, però è una giornata piena. Va bene, allora. Ragazzi, vi faccio gli auguri. Grazie Max. Grazie. Allora, ci sentiamo dopo partita, io e te. Dopo partita di Crotone. C'è il post partita di Crotone. Non ci sei? No, ci vediamo diretto. Dopo, con la Juve? Mercoledì. Con la Juve, ok. Perché allora... ci sono i festeggiamenti di Pasqua sulla nave dell'amore, sulla love boat. Ciao Max, e dito Cesare. Grazie Max, auguri a tutti i nostri spettatori. Allora, grazie a Marco Mennillo per questa bella puntata, perché abbiamo tentato. Poi è chiaro, se ci saranno ulteriori notizie noi saremo qui a darvele, no? Anche perché se non sto qua sto là. Esatto. Purtroppo e per fortuna sono... A una finestra, diciamo, di spazio, sì, una porta di vetro di spazio. Allora, grazie, ci vediamo domani, grazie anche a Renato che ci ha aiutato. Domani appuntamento alle 15.30 come di consueto, appuntamento con un giorno da De Laurentiis, appuntamento con Club Napoli News. Ciao e forza Napoli. Ciao.